Mi sentite? Io sì, vi sento, Ok, sento. ok, Aspetta un attimo che Claudio non mi risponde. Se non risponde facciamo stream d'un'altra che. ok. Sì, ovviamente. Allora, ragazzi, in generale facciamo streaming sicuro della top 6, top 8, top 8. E fino a lì sicuro. Poi i match della loser non li streamiamo. Quelli fine, quindi non ci importa di giocarli come volete. Quando volete vi mettete d'accordo voi tra di voi, tanto vi conoscete. Poi facciamo tutto first to two fino a top 6. Tutti gli incontri sono first to two. Gli altri invece saranno first to three. Quindi loser final, e le winner semifinal, winner final e winner grand final le facciamo first to three. Tutte le altre partite sono first to two. Grave prima tavolino, no, no, adesso arriva, adesso arriva. Allora. Un Dai un attimo, ha detto che attimo che sta arrivo arrivando. anch'io però. E Stanza. intanto direi che gli altri del primo turno possono giocare. Sì, possono giocare tutti quelli del primo turno. I bracket li abbiamo messi online, quindi avete tutti i dettagli. Sì, esatto. Ripasso il link se. Serve, sarebbero Sakas contro Faust e Dumbuzeta contro No Name. Anche se No Name ovviamente deve aspettare la fine di sta partita, se ho capito bene, perché si gioca Sì, su. a quanto ho capito, sì. Qual è la passo, scusate? 5-5-5-5. Arriva. Faust e Fraust sul Discord, a quanto ho capito. Sì. Dottor Faust si chiama. Sto preparato qua se non sbaglio. Faccio un'ultima verifica mentre Andiamo? aspettiamo. No, dannolo. Vedo già tutti i Dannolo. Sì, ci rossi, abbiamo quindi è tutto. un buon segno. Aspettiamo un attimino Cloud e. Adesso vedremo tutto il sistema che ho fatto qua. Diventa comodo pure. Ok. No name? Lo scopriremo. C'è sempre su Discord, però non ci ho giocato mai contro. Prova a dire, bello è quello. Non è in. Chiedono chi è. Cosa abbiamo? Quanti siamo in? 12? 11 il torneo Buono. perché The Comunque Wall non dai, c'è. sono. Abbiamo 12 qua adesso e poi stasera, oppure comunque un orario che non si sa ancora come verrà definito. Vabbè, su PC, su PS4 un altro torneo dove mostreremo invece quelli su PS4 con le stesse regole identiche. Anche lì abbiamo 14-16 giocatori morti, quindi siamo soddisfatti, stiamo dai, diciamo che un attimo Dai, su, iniziamo a con il primo tentativo adesso vediamo come va proprio lo stream in sé. Non ho capito Cloud se si presenta. ora vedo di andare a pingare allora in casa. Sì, l'ho pingato anch'io, mi ha detto Ah, aspetta un ok. attimo. Altrimenti aspetto ancora 2 minuti e in caso gliela facciamo giocare e andiamo a farne un'altra. Sì. Allora, mi sono messo Discord qua così riesco a stargli dietro. L'orario non è trovato, infatti. Errore Orario. 404. Onesto. L'orario c'era, però poi si è deciso di spostare tutto, ma vabbè, ho capito, c'era qualcuno che chiedeva di cambiarlo. Allora, cosa mi ha detto Cloud? Mi ha scritto. Raga, un attimo, ha detto. Sentiamo ancora 2 minuti, dai, se Non trova arriva. Dottor Faust, prova, aspetta, te lo prova a pingarlo. Ah, non joina. Pingalo su Discord. Aspetta. Ma pare che è Fraust. Allora, scrivo pure sul Discord così lo pingo anche. Lato vincitori. Ok. Aspettiamo un attimo, poi cominciamo a vedere. Ha messo già perché sa che non troppo aiuto. È vero, siamo due gone sugli spettatori, visto? Ti devi adeguare. Vero. Vero. Però
però lui ha un altro personaggio brutto. Il nome è Got, eppure Hanks. Got Hanks, è vero. Mamma mia. Got Hanks. Got eppure Hanks. E comunque io tifo Grive perché c'ha Kokubasu. Ovvio. Però, oddio, ho perso un po' di rispetto come ha messo Gotenks. Però dai, per 21 e Best Goku si salva. Sì, infatti. C'è Gotenks semplicemente per ribilanciare le cose, praticamente. Allora, sì, io sto semplicemente aspettando che Cloud, che mi ha detto ancora una volta che sta arrivando, si palesi. Simo Tommy ti faccio 16, guarda caso. Niente di nuovo qui. Allora, sì. Vedi, qui per le prossime volte mi ci servirebbe qualcosa, una schermata diversa per aspettare, invece che far vedere il gioco, però piano piano. Vediamo le scene qua, non sono esattamente pronto. Adesso giocano quelli che ci sono sopra, guarda. Cloud e Grive. 5-5-5-5. Passo per 5-5-5-5. Qua in effetti, prossima volta pure il rule set ben chiaro, eccetera. Però prossima volta c'erano anche orari più precisi all'inizio. Devo commentare durante la giornata di Serie A col fantacalcio, quindi dovrò stare anche calmo. Anche quello è importante. Parte il mannaggia, ragazzi, purtroppo è la giornata. Quindi ci sono? Allora, dice qual è la password, quindi immagino sia arrivato. Perfetto. Sì. Quindi aspetto un attimo ancora. Un attimo, ragazzi, iniziamo con la prima partita. Intanto sta giocando, vedo Sakas con Dr. Faust. Sì, laggiù. Almeno loro hanno cominciato. Poi ovviamente... Eccolo. Esatto. È arrivato. Eccolo lì. Non è in che in realtà è Cloud. Esattamente. Giusto per confonderci l'idea, no? Andiamo col primo match. Visto che i nomi in cima erano utili. Vi ricordate che mi dicevano... No, tanti nomi ci sono perché siamo online. E invece... L'Inter ha giocato bene oggi, infatti ha fatto una gran partita, Tommy, hai visto? Ha giocato bene oggi. Miglior risultato della stagione. Cosa? Un inizio bello, lo prende subito. Ok, io... Commentare però, questo qui sarebbe anche il mio primo test per commentare, quindi vediamo. Occuparci qua apposta. Esatto. E faccio la voce di retrocam di dietro, perché purtroppo la mia volta fa cagare. Che purtroppo va male. Ah, lei. Happy birthday, vedi? Cominciamo bene. Ah, Gotenks è fuggito. Ste combo di Vegetto, guarda, durano talmente tanto. Livello 3, vediamo il mix up. Il tempo del caffè, la combo di Vegetto. Esatto, esatto. A proposito, vedi? Mi farò un caffè al prossimo combo di Vegetto. Aia. Spark per sicurezza, ma... Ehi, grazie. Bel 2H. Questa era rischiosa. E adesso il mix up inesistente, però... Ehi, ha battuto il reflect, quindi va bene. Aia. Però ti riesce a far funzionare il ricetto comunque. Vuoi vedere quante le opzioni difensive di questo gioco fanno pietà? Quando anche contro un personaggio che non ha colpi bassi riesci a farti aprire la difesa, no? L'odio che si fa rispettare. Quel 2H. Quel 236M in area di Vegetto è una cosa... cosa dovrebbe battere? 236M? Sì, ha fatto... i calci in aria. Perché magari lo usa come bite, utilizza l'assist al momento. Potresti provare. Altrimenti non ha molto senso, credo. Perché lo vedo che fa spesso. L'H è buono perché è veloce di startup. Vero. Sto vedendo... Un bel Gotenks Mirror, vediamo un po'. Gotenks Mirror, questa è la gioia per gli occhi, bro. Troppo via. Soprattutto per le mie orecchie. Troppo via. La voce più facile. Ha abbassato gli audio per gli spettatori anche per Gotenks. Esatto. Filtro Gotenks. Poi? Vuoi Felix?
Ma su Snap ha fatto il tornado. Miseria. Trottola. Avanti, dai. Brutto, si mette all'angolo Cloud. Se lo fai là. Ottima risposta. Tech perfetto lì. Bravo. Cavolo. Tech poi fa del suo Dragon Rush. Meraviglioso. Qui Grieve è solo con Goku base, che dovrebbe dare il massimo in questo momento, come sì. Anchor. Senza Spark, però... La vedo dura, però c'è speranza. C'è speranza. Tra l'altro non... Quello era un 2H, è uscito tardi, però se era, secondo me. Sì, infatti. La mafiata della Jump S di Gotenks. Felix, quello PS4 ci sta un dibattito peggio di domenica 5 adesso su Discord. Bisogna vedere cosa decidono e guarda, va bene. Se sono tutti d'accordo per un orario, dopo io mi adatto, non ho problemi. Poi vediamo anche quando finisce questo. La tua opinione anche tu. Un puntino! Drop la combo. Io non so voi, ma io ci credo. No, ok, niente. Giallone ha mostrato la supremazia. E 1-0. 1-0 per Cloud. Sì. E queste sono Fortitude, ricordiamo. Fortitude. Vediamo questa 21 se riesce a fare qualcosa in più di prima. Prima è stato massacrato da Vegetto. Quello era un tag per sbaglio? O... Credo fosse un assist. Probabile. 2H lì, no. Quando partono i calci, qui c'è il regno. Il dritto all'angolo e fai il mix. Giustamente Magistri scrive giallone. Giallone. Tanto giallone, tanto in modo in altro, anche lascia tanto giallone, Cloud vincerà con quello. Qui si lascia male, base. Dai. Aia. Se non andiamo sull'1-1, questa è l'ultima volta che lo vediamo per ora. Occupasi. Ottimo start 2S più il beam, ti obbliga a lockarti. Vero. Però non può venirti in pressure, ovviamente. Ok. Ok, adesso non ha assist, quindi in teoria è Jetro che è appunto, non è che può fare molto. Esatto, voleva baitargli il deflect giustamente. Sì, che pure prima infatti l'aveva fregato in quel modo, quindi... Processo due volte che ci prova, non riesce. Gotenks all'angolo, Ha fatto Dragon Rush dopo i pugni EX pure prima, quindi... Cominciate a vederlo. Qui ci lascia. Rimane 21 da sola. Non è esattamente il personaggio che puoi avere per ultimo. Questo usa livello 3, secondo me avrebbe potuto dare il 2 livello 1. Però vuole Gotenks in campo, credo. Sì, probabilmente sì. Anche... E Bardak non è molto accetto, a quanto pare, a Roma, mi spiace. Bardak. Ma credo non sia accettato ovunque Bardak, purtroppo. C'è poco amore per il ragazzo. Prema negativo per tutte frame, però ha funzionato. Dai, 21, ce la puoi fare. Io ho sentito che a Roma ci sono un botto di Bardak, non ho capito come, cioè... Ero l'unico al Colosseum l'altra volta, cioè, è assurdo. Ok, una volta la gente aveva un contegno, adesso... No, vabbè, dai. Sono troppo seri. Spark, poi 2H, bello. Tanto scrive Sagas che ha vinto, 2-0. Ok, puoi mettere... Prova a mettere il punteggio su Challenge, se non ci riesci dopo ci penso io. In teoria dovresti poter mettere il punteggio sulle due partite. Se questo funziona potete farlo su tutti i bracket dei perdenti fino a, credo, l'ultima che facciamo. Facciamo la finale dei perdenti su stream. Finale dei perdenti, le due... La finale dei perdenti, nell'user bracket solo la finale dei perdenti streamiamo. Ok, esatto. L'altro può andare dritto come volete voi, senza problemi. Trottolina di gol, diventi assist. Quello non era nel safe. Qui. Aia, C21 ci prova, presa, aia, è qui, questa è finita. Vai, dopo tutto 21 da sola qui. Sì, infatti, già tanto che è riuscito a far fuori, Vegetto. Esatto. 2-0 Cloud, quindi questa. 2-0 Cloud.
Cloud procede. Adesso... Bravi ragazzi, ci si è messo che... Lello, soprattutto Lello che l'ho visto... Ho visto i stream fatti con Bardock, è stato molto felice del ragazzo. Bravo, ottima scelta. Sti Bardock, mamma mia. Ottima scelta. Allora, in teoria, adesso devo poter mettere i punteggi. Ecco di fight. Quindi, vediamo un attimo il bracket. Sì, devo... Ok. Solo una cosa non mi risulta qui, di challenge. In teoria, allora, voi potete mettere il vostro punteggio, non so se funziona. Ci avete provato? Io non ho provato. Quindi i prossimi sarebbero... Turno 2 ci abbiamo... Beh, o Danno lo vai a giocare tu con Chloe? Per cominciare. O io contro Cloud. Esatto, o tu contro Cloud. Se ha vinto 2-0... Sakas, ci sarebbe Greldon Sakas? Sì. Quindi se vogliamo fare un'altra partita castata da tutti e però tre... Direi, manda Greld, direi, mandiamo un altro di quelli cui hanno giocato adesso, che però non sono stati streamati prima, quindi mandiamo uno tra... Oh, cioè da... Ah, perché devono giocare No Name Doom dall'altra esatto. parte. Sì, No Name Doom, che però giustamente No Name sta sullo stesso di Cloud, deve... Perfetto. Deve far cambio. Direi Greldon e Sakas. E poi gli altri possiamo giocare adesso, se vogliamo. Sì, sì, ci sta. Quindi facciamo Greldon Sakas adesso, direi. Ci sono? Sì. Se vuoi giocare già te, Abo, io smango qua, commento la partita e poi gioco con Kuroi. Ok, facciamo in ordine, uguale. Sì, facciamo in ordine, è vero. Però se allora... il problema di fare questa cosa qui è che se Cloud gioca sulla stessa cosa di No Name, bisogna che... Ah, facciamo finire prima il primo turno, poi passiamo okay. al secondo. E per far finire il primo turno devo giocare Doom e No Name. Ok, esattamente. Allora, facciamolo vedere, allora. Quindi o fate danno a Kuroi oppure Greldon Sakas, oppure aspettiamo. Che comunque ricordiamo Doom era un giocatore anch'esso di 21, non so se l'ha levato 21, adesso gioca 21 Freeza, mi pare che l'ultima volta che l'ho visto online era 21 Freeza e aspetta, chi era il terzo? Non ho scordato chi era il terzo, Giallone mi pare, non voglio ricazzare. Già 21 Freeza è una scelta un po' particolare da vedere. Un attimino, c'è qualcosa che non va su challenge, non riesco a mettere il punteggio io stesso. Non riesce a mettere. Ah, process checking results, ok. Perché devi cercarle. Non avevo fatto inizio al torneo. Giustamente, questa è colpa mia. Arrivo, Ok, adesso possiamo mettere le prime punteggi. Prove, ragazzi, quindi normale. Quindi qua 2-0 metto. Sakas 2. Okay, vedo che posso anch'io in casa mettere con Kuroi, quindi... ditemi voi, allora, quindi lasciate voi due, commentate la partita e vado a giocare con Kuroi in caso. Ok. La vuoi giocare ora? Sì, dai. Non è un problema, se no la facciamo fare, la facciamo off stream e Kuroi, non è un problema, se no, perché anzi, è solo per tenere lo stream bello attivo, quindi mettiamo, sì, a vedere, Greldon Sakas, direi. Sì. Io, allora, esatto, o facciamo dandolo Kuroi oppure Greldon Sakas. Fate vedere Greldon Sakas, io gioco off stream con Kuroi, dai, così siamo... Ah, va bene. Di tanto. Va bene. Andiamo bene. Come volete. Vi facciamo vedere Sakas che prima non l'aveva fatto vedere. Io scrivo Kuroi se ti sei in chat o dimmi che cosa. Tutto fuori. Sì, cacciamo tutti gli altri. Se per una mano al commento ci sei? Però vabbè, per la sera intendo. Se state parlando di PS4 immagino. No, stavo leggendo, stanno parlando per PS4. Allora. Ok. Ci stai Kuroi? Se c'è Kuroi, direi che... Che non ho detto più niente. Schifo. Ah, Greldon c'è, Sakas c'era prima, quindi... Entrate nello stream. Devo cacciare qualcuno? Cloud, esci da... No! Perché ho fatto la stanza da 6. Devo cacciare. Devo cacciarlo. Kuroi non lo vedo ancora. Voi di Napoli avete notizia? Devo cacciare qualcuno dalla stanza, ok. Ah, se serve evento, per il commento va stra bene, anzi, così abbiamo uno che gira, abbiamo tempo per giocare, cioè, più ce ne sono meglio, non c'è un problema. Scusate, allora. Ha detto che gli si ferma lo streamer Elnir ogni tanto. Credo sia un problema, non so, cioè...
Il mio non dovrebbe essere. Stavo aperto, controllo se perdo frame, ma. Forse perdi frame. No, zero frame ah, perdi, mi sa che la connessione. Oggi. Il check-in l'ha fatto check-in Kuroi? Mi pareva che sì. Forse ho cliccato io per sbaglio. Era per quello. Se non ha fatto check-in, ok, niente. Non ha fatto check-in, niente, va avanti. Sì, cioè... vabbè, tanto. Allora, qua lì facciamo un conto. Se compare, giocate off-stream, se no. Facciamo passare a te e via. Perché ha detto sì, che aspetta. Non c'era. Beh, allora a questo punto. Commenta. Chi è che manca? Aspetta, c'è posto? Allora, c'è posto. Sì, c'è... ho fatto la stanza da 6. C'è Saka se gli. Va posto. Vengo a commentare. Adesso un attimino imposto i nomi e cominciate pure, tanto. Visto che comunque abbiamo due team belli. Saka. Belli resistenti. Abbiamo Ginyu. No, facciamolo vedere, Ginyu, cazzo. Visto che abbiamo un bel Ginyu. Sì, bello tosto. Non lo vediamo mai, sti team. Anzi, cioè, quelli Saka è già più visto. Però uno con Ginyu lo vediamo veramente poco, anche il team di acqua, facciamolo vedere, che è molto bello da vedere. Ah, già iniziata, mamma. Sì, è già iniziata. Ah, tu non c'eri nella stanza. Vabbè, non c'è problema. Guardo lo stream in ritardo. Va bene, provo a fare commentario in ritardo, dopo in caso... Vabbè, ormai facciamoli per giocare, dai. Le introduzioni, ragazzi, le introduzioni sono importanti. Vai con Ginyu 16 e TN. Questa è la signora squadra. Inizio molto aggressivo per Sakas. Vedo che Gotenks 16 TN e Ginyu 16 TN sono squadre abbastanza serie, devo dire. Non aim devi giocare con DoomVZ. Se riesci a giocare al momento, cioè non te la streamiamo quella in realtà. Cioè dovete giocare voi due. Esatto. Stavo dentro 16 per evitare il tutto, ma... Ginyu continua a portare ogni singolo... Ogni singolo personaggio di Sakas all'angolo e poi comincia i suoi mix a raffica. Allora, ho provato a fare Vanish contro i Guard Cancel, ma... Brutto timing pubblico. Quello, purtroppo. Sì, infatti. E qui abbiamo uno. Una delle livello 3 più forti del gioco. Sì, vediamo... Sinistra, destra, su, giù. Qui sinistra. Parte la 20-20-20. Esatto. Che poi il problema non è solo il 20-20-20, ma il fatto che appena tu vieni hittato parte il mix-up, ovviamente, perché il mix-up... Solitamente appena tu vieni hittato dal primo hit in aria, lì giochi subito il mix-up se tu sei un giocatore. Non fai una combo e porti avanti il mix-up con la pressure, lo fai subito, magari fai 6M, fai Dragon Rush, oppure cerchi di fare subito qualcos'altro. Sì. Come in questo caso Greldon ha fatto subito Dragon Rush, giustamente. Esatto, esatto. Devi essere doppiamente attento in quella situazione. È il mix-up che continua a dare, ecco. Esatto. Non basta il primo gol. Che ha una command grab in stringa e un 2-3-6-S, 1-4-S che ti porta comunque positivo. Poi vediamo se saranno quel mix che sarà scoperto recentemente del 5-LLL dopo la super. PS4 abbiamo il nostro bellissimo Tommy che lo utilizza. Grandissimo. Sì, fissatissimo con 16, perché dice che 16 è un personaggio giustissimo e bilanciatissimo. Esatto. E onesto, soprattutto. Ti stai scherzando, però Saka si è rimasto tanto con Tien e Spark. Adesso il Ginyu di... Ginyu Bramieri, che sarebbe Greldon. Stai rimanendo lì. Sta dominando la partita, praticamente. Con un minimo di contributo da 16. Ecco, il problema di Ginyu è molto bravo ad aprire la difesa dell'avversario, però non fa granché di danni da per sé, anche con assist. Ni, certo. Dire, se tu vieni colpito dal 2-3-H, sì. Quello là fa partire in realtà molti danni, solo che il problema è anche che c'è una tanta esecuzione che comunque serve. Per farle dipende comunque dall'assist del paladino che ti stai utilizzando, che non vale la pena. A quel punto semplicemente vai del solito mix-up, vieni preso, ti butti all'angolo e butti uno quella livello 3 forte e parti di mix-up, come sta facendo Greldon. Sì, ma non so se hai visto prima che l'ha fissato per un attimo per fare Dragon Rush. Sì. L'avevo fissato negli occhi. Eccoci qua. 1-0 per Greldon. Molto one side, ma lo capisco. Ginyu è un toro. Giocato con questi due assist è solitamente un bel toro. Perché riesce... Se tu hai un assist da neutrale che permette di settare la squadra Ginyu safe, sei avanti anni luce. In questo caso Tien fa il suo sporco lavoro. Sì, tra Tien... Poi 16 con quell'Itzan infinito...
non è male. Ho molto vista anche la terra. No, Greldon gioca veramente bene. Si gioca opzioni a parte, gioca veramente come dovrebbe giocare con la squadra Gini. Se la butta. Sì, sì, ma ogni tanto. Adesso ancora non l'ho visto in questa partita. L'ho visto tutto troppo. Mi è capitato di giocarci contro, a volte fa la squadra Ginyu senza assist, sperando che non venga punito. Ma quello è la speranza. Attenzione, qui abbiamo il mezzo del secolo, C16. Il Gatkanza l'ha vinto contro il micro raggio di 16. Non è possibile. E Tien lo ferma. Farà livello 3? Sicuro che fa livello 3. Sicuro. Giustamente fa livello 3. Deve. Se contro Greldon devi spaccare Ginyu, ma non, cioè, non solo Greldon, ma proprio dovresti spaccare uno che ha Ginyu, uno sì. Che sta giocando Ginyu, perché è sufficientemente il PG con cui tu dovresti spaccare, perché è comunque il point della squadra. Sì, è vero. Qui Sakas prende un gran vantaggio, infatti, certo. Un bel 6M di Miti, no, ma non poteva nemmeno Clash. Sparcare, credo. Clash in Vanish, per evitarlo completamente. Ah, questo Vanish però non ha funzionato. Sa che stavolta è in vantaggio, però sembra sta facendo un po' di spaghetti. Vedo che ha lasciato andare un po' di combo qui. Infatti, Gelden sfrutta subito sta cosa. Lo ributta nell'angolo. E un altro livello 3 di 16 che ci piace tanto. E va basso stavolta. Notare che a ogni livello 3 di Gelden ha sempre scelto un'opzione diversa. Ogni singola volta. Non è che ha ripetuto una scelta. Il problema è che tutte quelle scelte diverse non è che hanno la stessa poi opzione difensiva, quello è proprio il punto. Sì. Prima esatto. Fai cross up da una parte, resti par dall'altra. Poi tipo aspetta un attimino, fissa l'avversario per aspettare il reflect. Esatto, quindi c'hai molte. Il count del livello 3 mi consiglia Grive. Il count del livello 3 di C16 in questo caso, perché Bardak ne abbiamo veramente pochi in PC, anzi, credo di essere proprio l'unico. Sì, mi sa di sì. Degli italiani che ho giocato quasi tutti e mi sa non ho visto manco Bardock. Faison gioca ogni tanto Bardock, ma anche Faison ha buon gusto ogni tanto, però utilizza Nappa purtroppo e quindi perde lì. Sì, ma Faison lo sa praticamente tutti, quindi tieni con te. Oh, ma il vantaggio del Sakas dove è andato? Cos'è successo? Ovviamente la squadra era la stessa identica, soltanto che uno utilizzava un point come Ginyu e l'altro chi è che aveva point? Gotenks. Torissimo, dove con C16 si utilizza praticamente un mix-up, uno dei mix-up forti del gioco, semplicemente da un auto combo parato. Sì, esatto. Bel 2H. Bel 2H, bello. 16 dovrebbe essere morto. La miseria. Spreca giustamente le barre. Le basta 3. Perfetto. E qui però lui c'ha mirror match con però uno spark di mezzo. E con un 2H bellissimo per iniziare. Però ha meno barre, in realtà. Ma con lo spark cambia poco. Sì, è vero. Barra da incredibile. Spark... Quello era un 2H aereo o sbaglio? Sì. Wow, un puntino. Un puntino. Oi, ha premuto il tasto nel momento giusto. Non me l'aspettavo. Giustamente qua, ha contestato. Cazzo. Come avrebbe dovuto fare. No. In una situazione da zero, ha cercato. Però, cosa succede? No. Non ha fatto. Io avrei preferito di mio buttargli o Chaozu o una livello 3 per almeno darmi la possibilità di mettermi una Miti corretta. Esattamente. Sì, esatto. Però qui c'è 2-0. Bella partita, più la seconda che la prima. Però più o meno one side, però bella partita. Sì. Però la seconda la stava per vincere in realtà Sakas, quindi è stata una bella partita proprio. È una bella partita, complimenti. Quindi avanti Greldon. 2-0. E abbiamo. Quindi Kuroi non lo vedo. Quindi no. Direi che passi avanti tu 2-0 per ora, poi vediamo. Sì, perché... Cioè, non gli ho pure scritto, mi hanno detto che forse non c'è. Io aspettiamo ancora finché non dobbiamo passare fino a quel turno, quindi in caso portiamo avanti sì. Gli altri, facciamo giocare... Non è sta giocando, quindi dobbiamo aspettare. Abomination e Cloud non possono giocare finché aspettiamo non è. Esattamente. Quindi... Credo che stiano per finire. Come state messi? Credo che abbiano iniziato quando andiamo, giusto per dare un'idea. E hanno iniziato alle 3.26, magari un match l'hanno fatto, quindi c'è un attimino.
Insomma, vediamo in loser bracket magari c'è qualcosa? Loser bracket abbiamo Faust, però no, contro il perdente di 4, che sarebbe Kuroik in ogni caso. È un problema. Quindi, lo facciamo, aspettiamo ancora. Sì, aspettiamo un attimino. Intanto ringrazio la gente che ho sentito che ha cominciato a seguire adesso. Se torna in teoria dovremmo tenerli un po' più spesso, se riuscite a funzionare. Mandatelo Greldon. Come mandate Greldon? Sta rappresentando Ghinio in Italia, se permetti. Lui e Case. Ora Greldon che utilizza un gran PG. Meritato. Purtroppo perde con C16, ma quello... Non bisogna farci niente, il meta è quello alla fine. Eh sì, è un male necessario. So. Poi lo capisco pure, un assist del genere, non esiste nessun altro PG con un assist del genere a qualità e tutto. Cioè, esiste uno che può tenere come quello, ma non che dà la stessa cosa on hit confirm. Quindi quell'assist a quel punto di vista, come PG completo, è l'unico al momento che può fare tutta questa roba. Tutto. Sì. Va. Poi, alla fin fine, l'altro personaggio è Tien, che ok, è considerato potente, ma... Tien è un PG che non è rotto, però è fortissimo, fortissimo. È fortissimo, dai, diciamo, che non è Gotenks, ecco. Anche se personalmente potrei dire che il buff sulla riduzione dei danni che prende dal livello 3 in Spark è veramente troppo grande. Dici? Perde veramente troppa poca vita. Tu arrivi solitamente, anche vedi anche tu adesso, lo Spark non lo hai poche, ma poche volte come un PG solo lì. Cioè, solitamente, ti faccio un esempio, io nel mio team c'ho il PGX che voglio ottenere, il mio point, preferisco mantenere il mio point come ragionamento, avere due assist che avere uno Spark o il terzo PG. Quella è una strategia tua, ovviamente. Sì, sicuramente. Poi ora col fatto che abbiamo C16, Bardak, eccetera, che hanno una colla per il Loki, la Spark solitamente lo butti lì. Anzi, mi sono stupito che non abbia sprecato lo Spark Greldon contro con Ginyu. Però credo forse 6M di C16, in quel caso i miti non puoi fare Spark, possibile? Chiedo anche a chat che non so. Sì, è probabile. Però ovviamente subito dopo hai frame per poterlo attivare. No, perché hai miti. Se hai miti fa pure combo. Essendo anche un block, ho un block, se avrei separato e poi avrebbe fatto lo spark sicuro poteva farlo sicuro. Ah no, io avrei, però il problema è che lui secondo me ha pensato, usa subito lo spark, magari lo sparo e gli è venuta l'unica opzione che copre quella cosa, credo possibile, non già sto parlando. Allora io direi, scusate, che il prossimo match che facciamo streaming è Abomination contro Cloud. Sì, Abomination contro Cloud, direi. Esatto. Sì, decisamente. E poi facciamo Times, facciamo vedere te, a questo punto. Direi. Il tempo vedo che comunque c'è, e facciamo giocare la USA. Ok, ottimo. Adesso non so a che punto sono, se tanto non possono darci un aggiornamento, quindi... Stanno là dietro, che giocano. Vedremo. Yeah. Aspettare un attimino. Per forza. Peccato Kuroi se alla fine non ci può essere. Chissà se compare così all'ultimo momento e si salva. Anche perché dopo, se ci fosse stato Kuroi, avresti già fatto una partita tu con lui. E poi sarebbe stato il perdente, sarebbe andato con Faust, diciamo, quella partita. Un attimo tirato avanti. Vabbè, io li do, aspettiamo finché non facciamo anche la tua. Se non arriva, lasciamo andare. Facciamo tirare avanti anche Faust. Sì. Beh, oddio, dal tempo che ci stanno mettendo, immagino sia ormai una 1v1. Meglio una 1-1, esattamente. Sì, decisamente. A me stanno andando veramente ad armi pari. Sarebbe stata una bella partita alla fine da far vedere. Però. Vabbè. Poi in realtà. Fa vedere. Perdita di 5 dove va sotto. In realtà ci conviene che faccia prima la partita mia. Perché almeno io vado sui perdenti. O io o chi gioca con me va nei perdenti. E possono continuare. Perché chi perde va con Grive. Perde va con Grive. Invece se facciamo con la mission non si schiava niente. È vero. Visto che abbiamo sto problema qui, che dobbiamo aspettare lui là. Sta cosa che devono giocare allo stesso punto è un po' scomoda. Un po' tanto scomoda, però. Quindi è meglio far giocare, dici. Sì, meglio che io mi tuffi, credo. Sì, vero.
E poi mi, ovviamente muto il microfono se lo faccio un disastro, ci pensate voi a fare commentario. Caso dateci un feedback, se audio del gioco, audio di e commento, a parte la mia voce che fa cagare, ma quella mi spiace, oggi sono qua per dare supporto, ma le prossime se troviamo due belli fissi, li teniamo lì, non mi sentite la mia voce di merda. Pure io ve tolgo magari. Peraltro diteci se va bene, questa cosa potremmo farla ogni due settimane, in settimana, con calma. Così da avere un appuntamento bello fisso. Io sono tra mostrare un po'. Cioè, io sono o tra da No Name o da Doom. PS4 sarà più uno stream diverso. Mettiamo quello PS4, purtroppo. Non abbiamo la scheda di cioè la scheda di acquisizione. Cioè, ce l'ho io, ma non ho la connessione. Quindi dobbiamo utilizzare lo stream diretto. Quindi niente grafiche fighe, purtroppo. Però il commento. Cioè. Per commento su PlayStation 4 dovete farlo carico comunque. Sì, il commento ce l'abbiamo. E posto. Sì, se c'è partecipazione come questa, anche nei prossimi event lo facciamo sicuro. Su BC ho visto che c'è già un botto di gente. Magari gli orari li cambiamo, anche i giorni, eccetera. Quindi abbiamo detto, oggi non abbiamo detto facciamo tutto un giorno, teniamo il giorno pieno. Vediamo di far vedere un po', che comunque la domenica. Sì, infatti è un orario adatto, ecco, questo qui, per farlo, anche fosse non tutte le settimane, ma metti una volta ogni due settimane, ci può fare perfettamente. Sì, esatto, così da dare tempo a tutti di organizzarsi, trovare quel giorno libero e non dare troppi impegni, cioè non vogliamo che sia un peso, ma che sia una cosa divertente, o comunque si tiene un attimo allenati, ok che è un torneo online, ma comunque c'è un qualcosa. Anche perché settimana prossima poi c'è il Colosseum, quindi questo è pre-Colosseum. Mi raccomando che tu ci fa un torneo all'anno ormai in Italia. Dopo ti trovi il mega torneo e tu sei lì che non sei abituato a giocare a un torneo, perché cazzo arrivano questi che fanno un torneo ogni settimana e tu arrivi lì che è il primo che fai, ti credo che c'è uno svantaggio da quel punto di vista. Esatto. Se non miglioriamo sotto anche questo punto di vista c'è poco da fare. Esatto. Dobbiamo provare in tutti i modi. Non possiamo fisicamente, proviamo online purtroppo. Intanto adesso mi sa che subito dopo questo video, oppure subito dopo il Colosseum, faremo sapere anche per gli EA, per vedere se farlo di nuovo, a che ora, eccetera. Esatto. Tutto su quanto sul Discord italiano di Dragon Ball, tanto adesso, no? Immagino che la gente che è qua dentro lo conosce. Beh, la gente che è qua sono molto sicuro. Io l'ho postato anche su Facebook, ma non so quanto. Se no si potrebbe spostare sul gruppo Dragon Ball Fighters Italia. Potrebbe. Di spostarlo. Stanno ancora giocando loro? No, nei metto un... Quanto stanno? Claudio, c'hai notizie te che tu lo vedi live. Vero, se ci sei, batti un colpo. Mi serve il vincitore di quella partita, ora. Così continuiamo. Dovresti prendere una scheda di condizione video e dopo farei... streaming di Cyber PlayStation 4, immagino. Potresti stare Se c'hai, io c'ho il gatto proprio perfetto, in realtà va proprio bene. Il problema è proprio la connessione, quella. Se tu riesci a prenderla, che comunque è un acquisto, comunque un bel acquisto, cioè cosa che funziona, va. Se vuoi streamare tu e tutto, non ci sono problemi, anzi, contentissimo. Ok, credo che abbiamo finito. Ho visto un GG da parte di No Name sulla chat. Vediamo cosa dicono. Hanno anche aggiornato magari. Se avete fatto, il vincitore venga nella stanza. Qua giochiamo su stream. Devo giocare io, quindi... Cioè, ti muti così non senti noi, non so, così sei... Sì, sono completamente isolato. Ti puoi anche uscire dalla stanza magari, così della chiamata, come vuoi. Vabbè, puoi mutare tutto come su... Sì, muto e via. Molto sempre il microfono su OBS che su Discord. Si va. Ovviamente, ecco, adesso mi viene in mente una cosa. Io non posso puntare voi. Quindi. Mi tocco le cuffie. Esci dalla chiamata, direi. No, esci dalla chiamata. Adesso, non posso uscire dalla chiamata perché sennò non mi sentono su stream. Mi tocco le cuffie. Volendo. Gioco nel sound. No, volendo poi ci puoi mutare singolarmente. No, devi perché dopo stream non mi sente. Però e fai mute. Lo stream non mi sente. Da? Lo stream non mi sente altrimenti. Ah, no, se muti. Sì. Ah, è vero, cavolo. Non c'è problema, mi tolgo le cuffie e muto il mio microfono. Appena entra il vincitore, ci siamo. Chi è che ha vinto? Dici chi ha vinto. Doom. Sembra che il vincitore sia Doom. Ok, quindi Doom entra nella stanza. Sì, dobbiamo giocare io e te. Vai.
Io mi muto su Ma Discord. 2-1, bella partita, è stata quella più combattuta al momento. Eh sì. Ma comunque è stata combattuta anche quella con Sagas e Gigno, cioè, si è combattuta. Cioè, Sagas e Grell, scusate, ormai io Gigno, Grell non lo ricollego a Gigno perché... Sì. O perlomeno per la community di Dragon Ball. Sì, lui è il genio. Esattamente, lui È è il il genio genio. italiano, poi cazzo. Usato dall'inizio, l'ha continuato a usare, l'ha migliorato e l'ha portato a un livello che secondo me è uno dei migliori anche d'Europa. Da quelli che ho visto, poi ovviamente la mia opinione non va. Ma passiamo alla partita e vediamo. Vediamo Times da una parte e Doom Z dall'altra. Vediamo. La waifu contro il ragazzo studioso. Happy birthday. No, è andato via. Freezer anche da Doom Z invece. Bel pick. Un altro pick che è uno dei pochi che utilizza. Anche se non so quanto sia, cioè 21 ha la cosa forte che riesce ad adattarsi a qualsiasi tipo di assist. Ma con Freezer penso che sia proprio una di quelle poche eccezioni. Non saprei veramente come poter farli Con funzionare l'assist no, assieme. però con l'assist di Freezer potenziato dalla parte di agosto è un assist comunque che funziona. Però tanto comunque elogiamo Doom che ha parato tutta quella cosa di Bowen, cioè ora purtroppo ne ha subito, però prima è riuscito a fare due assist e una terza stringa. Buono. Secondo me se adesso perdesse il beam è un problema per Freezer, infatti l'ha salvato. Ok. Bello, questo era. Cosa è successo? Ah, cavolo. Qui ha cercato dopo il deflect di credo di previsione, ha fatto un colpo che in caso se l'avrebbe riportato dentro. Ha fatto 2H più 236L, quindi la sua mossa per hit confermare. E intanto stava premendo però Times. Bello 2H qua. E qui io ci lascio i gol. Eh sì, ci ha lasciato Gon. Sicuro 100% così. Ottima Kamehameha. La lotta eterna fra giallone e base la vediamo già anche in questo match. Qui abbiamo lo Sparking di Qui Times. abbiamo uno dei migliori anche gli Yancha italiani sicuro. Guarda qua come utilizza le barre giustamente e lo ammazza, credo. Non No. saprei. No. Però arriva a un setup della morte. Esatto. Qui era un 50-50, Deflect in realtà l'avrebbe salvato. Quindi il Vanish inizio partita gli ha permesso di... Quindi è molto lenta perché non ha fatto la versione X della versione di Yancha, cioè di Freezer. E qui la chiude facilmente, facilmente. Per quanto sia scoperta quella a livello 3 di Yancha, all'angolo permette un bel setup. Perché comunque è un mind game anche quella. Un ottimo setup. Ottimo. Dato che mi sono perso la chat, se avete scritto qualcosa. Deflect rischioso, però... E qui dopo un po' la gente si stufa ovviamente di parare anche, tenta qualcosa, ma...
non nel momento giusto. Continua a parare, perché tanto questo ragazzo non gli importa niente, continuerà la pressione con quei due assist. Quasi. Oh no. Aia. Lo vedo male per il freezer. Ah, va per i danni. Mantiene comunque l'angolo anche. È un altro mix up che non è dei migliori, eppure tocca lo spark perché giustamente. Cos'è successo qua? Non lo so sinceramente, perché coi dischi e tutto non ho capito molto. Ma... c'è stato un reflect da parte di Times. Scelta esatto. Quanto... no, l'ha rischiata ma... lì. Ha funzionato, però... ha funzionato molto bene. Sì. Qui il doppio overhead apre Freezer. Se avete contro Gohan, le madonne partono sempre, ovviamente, quelle non si può far nulla. E dall'altra parte dovete spaccargliela qualcosa. Non è fattibile. Il team di Times è pazzesco, funziona, non so come, perché alla fine base secondo. Beh, lo vedi da pochi lo utilizzano. Però funziona, perché comunque con Gohan quei due assist permettono mix up true. Sì. Quindi... soprattutto un bel mix up con Base Goku, perché ricordiamo che l'assist ha un piccolo pushback e permette di fintare letteralmente un cross up. Quindi è molto mind game, ma molto molto. Allora, rieccomi. Rieccolo. 2-0 per Times. Sì. Gohan Doom è una roba allucinante. Gohan, da quando l'ho scoperto, sì. Ragazzi, io non torno più indietro. Fai un bel passo avanti con Gohan. Poi con quei due assist. Poi è arrivato l'uomo in gover anche, Aijin. Chi è che tocca quindi ora? Abomination e Cloud. Anche... quindi c'è Abomination Cloud, ok? Abbiamo comunque anche la loser bracket, ragazzi. Se sì. Potete dire di iniziare subito le partite e tirarla avanti, così siamo già a posto per dopo. Sì, e Dottor Faust, adesso appena scopriamo se Kuroi non c'è, probabilmente finirai con, esatto. Con quello che vincerà la partita 9. Quindi tra No Name e quello che perde adesso tra Abomination e Cloud. Quindi Cloud, se dopo se verrà poi... fuori, se succedesse un Cloud contro No Name, se la giocano in locale, perché non possiamo... Sì, esattamente. Meno quello. Sì, è vero, se la giocano in locale, questi casi. Abbiamo una soluzione a tutto, ragazzi, siamo organizzati. Organizzatissimi. Allora, Abomission e... Cloud. Abomission scegli il tuo posto, così intanto metto il nome. Tanto Pingo Cloud. Che non è il direi, quindi... Cavolo, sto mantenendo onore con Vegeta, sembro uno strano, un hipster, poi dopo. Invece... sembra una persona seria, e invece... sai dire. Siamo comunque 20 persone, le stiamo mantenendo, quindi dai. Sì, dai, senza nemmeno pubblicità in giro, vedi? Se ne abbiamo spammato troppo. Vero. Allora, cambiamo i nomi, quindi tu ti sei messo a sinistra, Abomission, e a destra ci abbiamo Cloud, togliamo il 2-0 che non è vero. Ok, aspettiamo due secondi che arrivi. Arriva Cloud, ha deciso di rompere le scatole, dobbiamo riavviare per far leggere i pad. Guarda un po', non succede solo a me. Cosa? Hanno scritto su chat... Steam ha deciso di rompere le scatole, dobbiamo riavviare per far leggere i pad. È una cosa che succede spesso, vedo. Incredibile. Magico mondo del PC. Già. Dove nulla funziona. E devi pregare. Accendi è comunque la soluzione migliore. Esattamente. Titolo due informatici, ragazzi. È vero, abbiamo un casting due terzi informatico qui.
Dici merda, PS4 maggiore video. Non ci prova neanche, guarda. Non ci prova neanche. Sì, ma parla uno di cui il PC ovviamente, cioè, senza offesa, Ale, ma tu utilizzo il PC molto da casalingo. Non vorrei, utilizzo anche parole molto consone, tranquillo, cioè consono, sto zitto, non parlo più. Basta che mi divesti e direi che ci siamo. Mi arriva l'insulto sicuro per la cazzata. Molto da casalingo. Poi condiviso su Dragon Ball Fighters di Facebook, vediamo se qualcosa. Ok, magari qualcuno arriva. Abbiamo un po' di views. L'unica cosa che mi serve è Cloud che sta riavviando il computer, ma... Dai, con calma, con calma. Perché come noi calma? Comunque dobbiamo... Adesso possiamo far vedere Doom e Grievous, ma hanno già iniziato, in caso? Non lo so. Perché... No, hanno già iniziato, stanno giocando. Ok, va bene. Facciamo... Facciamo un warm up, vediamo com'è il... Quindi adesso facciamo un riassunto un po' di com'è il... Il bracket abbiamo. Aspetta, posso farlo vedere su schermo? Esatto, se... Dammi solo un attimo. Allora. Così. Tu hai fatto il controller, si è ottimizzato di merda, ovviamente. Cioè, dire, il problema è che non è che è ottimizzato meglio su PC. Il fatto è che noi, avendo dietro il big picture di Steam, la cosa è lievemente. Cioè, lievemente migliore di PS4, perché PS4 purtroppo non ha avuto tutti gli stick che erano solo, cioè, che so che i giochi precedenti di Arxis erano comunque compatibili con i vecchi Arc stick, con questo qua invece è un problema da quel punto di vista. Invece su PC sta cosa non si sente proprio per questo, perché avendo Steam Picture che Big Picture che legge proprio il controller di suo, se non ti legge il controller è un problema di Big Picture, non del gioco solitamente. Quindi l'unica cosa è che purtroppo i tornei, essendo su PS4, uno abituandosi magari su PC deve proprio cioè giocando online su PC un po' lo senti che è più vicino a PS4, però sì, console, se tu dovessi giocare giocheresti su PS4 perché ormai quella è così. Bandai ha fatto Ok, faccio prima mettere un'immagine, arrivo presto. Infatti... Tu intanto racconta... Quello è strano, infatti, non capisco perché. Sembra abbastanza assurdo, però scelte. Qui dicono che il ring è buggato, cosa facciamo? Come dire è buggato? Che succede? Aspetta, lo ricreo. Nessun problema. In teoria ha funzionato fino adesso, dovrebbe... Vai, ricreiamo. Fatto. Vai, stessa passo, stesso tutto. Vediamo se riesco a far vedere il bracket, va? Image source. Ok. Ale, il bracket, se lo volete vedere, eccolo, temporaneamente. Molto. Perfetto, io vi saluto, ci sentiamo tra poco. Buona fortuna, grazie. Cloud. Giochiamo la partita a Mission e Cloud, a dopo Mission. Questo è il bracket al momento, se vuoi discuterne un pezzo. Adesso partita, iniziamo proprio adesso la partita. Ok. Appena ho messo il bracket, ci avete fatto apposta. Ok. Ci siamo, quindi... Aspetta, no! Cosa hai fatto? Non devo guardare. Cosa hai fatto? Non stavo aspettando. Ma lo devo guardare dallo stream. No, di nuovo, dopo... Vabbè, dai, fa lo stesso, lasciali giocare. Sì. Va bene, quindi sono ovviamente l'unico caster in tempo reale qui. Esatto, io commenterò semplicemente le giocate da fuori campo. Ci sta. Tanto che già cominciamo con una combo di Cloud. Sono messi opposti. CQLL, ragazzi, Vegito, Bardak. Ok. I migliori amici da quel punto di vista. E poi l'ha preso col 5LL secondo colpo, quindi guardate i danni. Cioè l'ha switchato per fortuna, però... Sì, adesso non c'ha più, cioè si è ripreso tutto praticamente. Bello come Gotenks ha chiamato l'assist, ha mancato il bersaglio, ma così dopo ha fatto instant air dash e ha funzionato. E l'ha preso. Sì. Adesso mix di Vegito, inesistenti ma a volte funzionano. Questo ha fatto praticamente un doppio mix up, perché ovviamente il super dash regala un mix up finto, ma lo regala. Bella qua la lettura del 2H.
Quindi è quella la roba nuova, cioè lui fa Gotenks, ti fa un overhead, super dash di nuovo e overhead di nuovo, che comunque non ha niente di... Non ha niente, cioè, di rotto, cioè è semplicemente un normale mix-up da super dash, che comunque è brutto. Sì, diciamo che per certo qualsiasi cosa è meglio di niente, diciamo. Esatto. Vediamo e qui la trottolia si fa rispettare, full danni. Forse ha sbagliato a fare la trottola invece di buttarla a terra. Sì, qui ha subito sbagliato. Voleva semplicemente fare qualcos'altro, molto probabile. Vediamo come. Poi qui Avo lo cambia e butta a livello 3. Però non può potuto usare gli assist perché ha fatto Z-Change. Sì. La pressione di Grotenks. Perché ma si è poi fermato? Non poteva nemmeno fare un buon occhio perché è un nano, quindi non poteva fare doppio overhead. Cioè lo poteva fare se l'altro stava... non era granché. Ci fa con un'altra combo fantastica di Vegetta dritto all'angolo. Poi mix, a tutti gli assist, a tutti gli assist. Serie M. Sta parlando tutto a Mission? Non mi stupisce di nulla, non mi stupisco di nulla, anzi. Ragazzo para molto, para e sa quando premere, sa quando rispondere. Esatto. Se lui preme Abo è perché comunque tutta sa che in quell'occasione è giusto farlo. Giusto, non è mai... Giusto al 100%, sì. Però è una buona... Però è lì, se tu spremi lì è perché comunque c'è un'occasione. Fa lo snap per evitare... Non lo so bene perché lo snap in effetti, però... Non so se poteva far di meglio effettivamente. Oh, pensava... lo fa perché sai che uno potrebbe fare qualcosa e quindi lo butti in una situazione che tu vuoi. Qui cioè, ci stava un death, credo. E è andato Gotenks con questa. Però comunque il nano più forte è il rosa che fa. Quella è una parte importante della squadra di Cloud, tra l'altro. Gotenks è veramente importante. Quindi. Guarda come gli fa cambiare il personaggio. Per cambiare l'ordine. Sì, infatti è. Non c'è manco Spark, quindi non capisco. Credo che non sia riuscito a convertire bene da lì. Non ha voluto far vanish e finirlo e ha fatto semplicemente per istinto la presa. Hai visto? Ha fatto. Credo fosse stato per Reflect più che altro, ma ha dato un pugno anche al Dragon Rush, quindi. Questo è bravo, ha fatto. Staggerato bene. Cioè, ha staggerato nel tempo giusto. Gli ha fatto uscire la mossa e l'ha colpito. Bello qua, addirittura. E certo, con un puntino di HP senza Spark, con 6 barre contro l'intera squadra di Abomination. Eccoci qua. Ha dominato Vegeta ancora? All'inizio, poi ha semplicemente rigirato il tutto. Avo. Sì, ha mischiato la squadra, sì. Ha fatto. Qui lo sta aspettando e bravo, bravo. Bella partita. 1-0 Abo. E vediamo la prossima. L'importante è davvero è l'inizio con questi due personaggi, perché Gohan se comincia subito. Qui sì, se esplode Gohan hai già fatto qualcosa. Se non esplode Gohan è un problema. Esatto. Infatti eccoci qui col 5L di Vegetto. Oh, ha mancato la spada, questa è una cosa rara. Nyx è andato dall'altra parte. Ha provato a fare DP, mi sa, e poi ha sbagliato per quello. Ha fatto la parte sbagliata. No, non è che ha sbagliato, cioè, più che altro che invertendogli proprio il side non poteva farci nulla, cioè, siamo umani. Sì, esatto. Cioè, avrebbe dovuto leggere lo switch side. Un po' troppo quello. Un po' debole il mix up con Kid Buu, avrebbe potuto fare meglio, secondo me quell'assist va sfruttato meglio con Kid Buu. Cioè con Gohan. Puoi fare tutto letteralmente perché gli tiene abbastanza per fare tutte le porcate. È vero. Qui a Bumission abbiamo avuto un 2L su rialzo che non sono molto convinto a riguardo. No, 2L su rialzo sul fatto se tu pensi che l'altro andrà di nuovo red o comunque di un colpo alto. E più che altro perché con Gohan cosa puoi fare? O un M o vai di P l'azione di Gohan. Esatto, DP assist, meraviglioso. Quello. O altrimenti ti dici, guarda, andrà di quello, come posso counterarlo? Uso un sistema che c'hanno tutti, salto in aria backdash e comunque dovrei riuscire a superarlo. Sì. Dato vediamo Grive che fa GG e Doom, credo che la partita sia stata giocata. Ok, mettete il punteggio se avete fatto la partita. Bravi ragazzi. E quindi sapete anche la prossima partita dei detenti. I perdenti giocateli fino ai finali dei perdenti. Dopo, esatto, diciamo. Voi andate fino alla finale del loser potete giocarla. Fino a lì potete giocare. Quell'assist di Gotenks quasi lo colpiva. Vegetto, forse è ora che cambi personaggio. Ok, ha fatto Spark per salvarsi.
Non sapere capi blu. Aspettiamo il tempismo con strano, lui. Strano soprattutto perché è già due volte che Cloud sta utilizzando lo Spark per salvare un PG e non per giallone, che è contro il rito napoletano. Ricordiamo che dicono lo Spark è utilizzato solo con giallone. Che poi infatti in questo caso qui l'ha punito subito questa cosa, è karma. Sì, l'ha punito proprio malissimo qua. È morto subito. Cloud. Non è, stanno giocando nel... praticamente sono in locale, loro giocano insieme e sono lì praticamente stanno giocando uno di fronte all'altro. Esatto. Con lo stesso PC. Guarda, è il nome giusto... Non sta nemmeno laggando quindi Cloud magari, quindi questa potrebbe essere una partita normalissima. Sì, confermo, c'è cioè, due frame, quindi confermo che due frame. E come sai, i nomi giusti sono sempre quelli in cima, quelli l'ho scritti a mano, quindi conferma quelli sono giusti. Grafica, perfetto. Grafica fatta... Va bene, così partiamo dai bassi fondi e poi iniziamo a creare la grafica proprio figa. Hai ragione, è giusto così, poco alla volta. Abbiamo anche la conferma di Grieve che non laggava. Ah, abbiamo fatto 5 frame. Ah, te laggava con Cloud? Ah, laggava 4-5, merda. Okay, 4-5 no. Allora sì. È proprio la NAP. Oh, NAP, io non parlo perché ovviamente... Ah, il problema di turn line è questo, comunque sia, quindi sì, è possibile. Sì. Tanto alla fine non c'è niente di... Instant F sciacca. Minchia, cancel. Non va che... del mix-up più forte? Perché? Infatti, ha fatto sbagliare di strategic. No. Qui doveva fare... Ah beh, l'assist l'aveva perso. Doveva andare avanti di X Punch e metterlo in uno stato in cui doveva parare. Qui Kidbook ha mancato la super e quindi Cotton si è vivo ancora. Un po' più non lo so, qui non sapevo che potesse mancare. Va fatta un attimo dopo, quindi. Mi sa, io non l'ho usato mai Kidbook, quindi sinceramente non lo so. Bello, bel def e double purtroppo non converte. Minchia. Triple overhead, para tutto, bravo Cloud. Risponde, tutto. Perfetto, bravo. Questa cosa di far sopravvivere Cotens con quell'errore mi sa che gliela farà pagare. Sì, sei brutto. Però comunque è giallone con lo Spark. Sono invertite le cose e abbiamo... È vero. Abbiamo il non di Napoli che con lo Spark. Vediamo se lo usa bene. Ha pure un sacco di barre in realtà, quindi... E tutte le sfere, potrebbe... No, non credo. Tutte le sfere? Non ci ho fatto il sì. Tutte le sfere. Vediamo cosa si inventano. Un 2M. Ok, abbiamo che deve andare subito, perfetto. Ok, grazie ragazzi. Oh, sbagliato su, voleva farla super, ma ha fallito. Ho il Dragon Rush. Livello 3? No? Ah, infatti. Questo è il ritardo, purtroppo, dello stream. Deflect. Non... Qui ci vede uno Spark, eh. Non vuole stare lì sotto la casa. Spark. C'ha pure l'assist. Non può. Oh, occhi anche. Questo deve essere aggressivo, se no. Vediamo. Forte. Bella lì. Perché ha avuto tasti se era negativo? Avevo mission. Spaghetti. Credo che pensava che fosse una presa, probabile. Volevo andare di lettura eppure sì, era rischioso. Bella. Non capisco anche. I fantasmi dici? Stavo per dire la stessa. No, bello questo, diciamo. Non capisco perché stia continuando a utilizzare tipo anche 236L di Gotenks invece che fare 236H, che comunque aveva le barre Cloud prima per farlo una volta. Mi pareva. Deve continuare a prendere assist. Ma pure prima ha fatto una volta quella roba lì. No, era finita, cavolo, se avesse credo. Tra l'altro faceva 236H con Gotenks, però dopo non continuava per tanto motivo. Bel 2H, però ancora vivo. Ha sbagliato, no? L'ha preso. Mix? Cosa sarà? Salto super dash e vince così. 2-0, ma no. Adesso sai che cosa succede? L'ha fregato tre volte così, Abo. Tre volte l'ha fregato così. Sì. Cloud e Noneim che giocano in locale nella parte dei perdenti. Tre volte uguale l'ha fregato, cavolo, Abo. Tre volte che ha fatto Dragon Rush su Wake Up, cavolo, Cloud. Posso dire che i due che stanno in locale devono giocarsi uno con l'altro e cacciarsi da soli dal torneo adesso. Eccomi. Io l'ho messi più lontani possibile, eh. Ciao. Sì, ciao. È stato un caso che abbiamo messo usciti i loro due, ragazzi. Io giuro che l'ho messi più lontani possibile. 2-1 va messo, beh, è uscito, visto il risultato, 2-1 Doom contro Grieve, bravi.
Quindi chi vuole Doom può giocare con Saga, se lo state già facendo bene. Ora dovete giocare Cloud e... E non è in guarda caso. Locale, giocherete, ci vediamo. Poi Kuroi, vedo se c'è, ma non credo ci sia, quindi... Quindi passiamo a Titu, direi, e via. Aspetta, magari c'è, scritto? No. Ha scritto? No. Quindi... Se non finisce niente, passa avanti tu. Te lo sto mettendo io. Ti metto 2-0, e poi metto 2-0... Vabbè, sto scrivendo, fatto. Ok, adesso, poi metto 2-0 Faust Kuroi, quindi... E lo togliamo Kuroi. Perfetto. Quindi adesso chi vince tra Cloud e Noname... server, ok. Quindi io sono io contro Avo, con Greldon Time's Up. Che lasciamo un attimo di pausa, allora se vuoi Abo e poi facciamo giocare Times e Greldon, così facciamo tornare e poi giochiamo noi. Okay, va bene, sì, come volete. Bravo Greldon, mamma mia, partita seria. Vediamo di taggare, Greldon c'è? Sì, c'è, prima c'è, adesso glielo scrivo intanto. Ok, facciamo giocare subito lui in stream. Queste sono le semifinali, sì. Ci sono in semifinale senza aver giocato una partita. Oh yeah! Soprattutto che avrei dovuto giocarle perché non gioco da 2 giorni, proprio avrei voluto cosa di prima, magari un attimo. Abbiamo detto prima che andiamo contro Kuroi e poi per cambiare le cose. No, vabbè, ma ci stava. Cavolo. Ho detto no perché ci facevamo come prima, era io contro Abo subito, giochiamo sempre. Abo ha detto facciamo diverso, ho detto Kuroi, a Kuroi purtroppo non c'era. Vediamo la chat dice qualcosa. Ok, arriva Greldon. Perfetto. Mamma mia, sarà una fatica assurda questa partita, già lo dico. Un po' senza audio. Senza audio contro Greldon. Beh, alla fine stiamo facendo. Adesso le facciamo vedere un po' meno. Poi tutte queste le facciamo vedere adesso. Sono tutte ancora. Aspetta, queste sono a First to Three, ragazzi, ricordiamo. Sì, First to Three. Tutte First to Three fino a. Adesso iniziano First to Three, tutte adesso saranno First to Three. Tutte queste perché queste siamo i winner semifinal. Se vuoi scriverlo, sì, abbiamo messo winner semifinal. E best of 5, quindi first three. Best of 5, sì. Best of 5, first three. Stessa cosa per i perdenti, direi. Visto che se la giocano I perdenti lo fanno solo della winner loser. Ok, te lo facciamo vedere. Tutte le altre sono sempre first two. Ok, quindi soltanto dei perdenti, soltanto la finale dei perdenti a best of 5. Okay. È giusto un po' vedere un po' i tempi, ma comunque possiamo far vedere magari un po' più di partite la prossima volta. Anzi, vediamo adesso quando finisce, che sto dicendo una cazzata. Magari finisce che queste qua durano 2 ore, perché comunque sono top 8, forse 3, quindi... Allora, intanto faccio vedere il bracket, visto che posso. Vediamo. Sì, ok, questo è il bracket, ora come ora. Molto grande in mezzo allo schermo. Quindi adesso facciamo Greldon contro di me, Time's Up. E poi faremo Abomination contro Dannolo. Intanto i perdenti continuano, quindi quello si vedrà. Sotto tagliato, ma non ci dovrebbe essere nessuno. Ah no, c'è No Name, cavolo dico. Che tagliato? Vabbè, sotto ci serve No Name. Ve la faccio fare in locale, mi sembra giusto. Allora. Aspettiamo Greldon 2 secondi. Eccolo lì. No, è Faust, non è Greldon. Faccio uno screenshot migliore per vedere meglio il bracket. E poi aspetto che arrivi. Ma che cavolo, Windows, ti odio. Vabbè, non è un problema. Qua, questo è il bracket. Mentre aspettiamo Greldon che entri nella stanza. Allora. Adesso siete tutti quanti spettatori come si deve, vero? Abomination e Dannolo? Sì, ci siete. Sì, davvero, ci sono? Ci siete. Sì, forse. Aspettiamo, sì, aspettiamo Greldon. Tanto vediamo dietro che Saga e Doom stanno giocando. Sì, stanno lì. No, stanza sbagliata, Greldon. Ok, l'ho visto andare sull'altro. Ottimo, allora mi butto qui. Castate voi. Va bene. State bene. Allora, ecco.
Bene ragazzi, è arrivato Greld. Sarà una bella partita. Bello, bello, sì, sicuro. Yamcha e Genin, due personaggi che comunque non si vedono per niente in giro, né a tornei italiani. Molto di tornei italiani meno, ma c'è da dire che ne abbiamo già tre in Italia di Yamcha comunque. Abbiamo Gino su PS4 e su PC abbiamo The Wall, che è stato il primo che ricordo con Yamcha. Sì. E poi Times, ovviamente. No, qui il problema sarà per Greldon, perché ha due PG che sono giganteschi, sia sì. Tien che C16. Contro Gon questo è una morte certa. Qui ovviamente subito gli fa il mix up cattivo. Aia! Bravo, sta bravo Times che ha parato bene Loki. Sì, oh, no. Qui troppo presto il 2H e Greldon ovviamente ne approfitta. Ovviamente Greldon ne approfitta. Lo può uccidere? No? Forse sì, però no. Avrebbe dovuto chiamare 16 subito. Sì, ah non poteva. Aia, qui si fa battere. Brutta questa in realtà, insomma. Molta sfortuna anche. Ma il DP lì lo capisco, ma non può. Cioè, se lo vedi troppo lontano, non puoi per partire il DP. Bella la conversione. Barter l'ha salvato? Aveva paura, infatti. Gino se ne va, perfetto. Avrebbe dovuto cambiarlo, qua mi sa. Sì. Cattivo Yamcha quell'assist. Bello! Spark è andato bene. Non vuole perderci 16, bel 2H. E qui ce ne va Goku. Tutto per un... Sì, mamma mia. Sì, sì. La barra gliela fa usare però. Non che C16 con o senza Spark abbia di questi problemi però. No, però. Vediamo se il Yamcha di Times riesce a fare qualcosa, molto probabile. E dire che comunque usava Yamcha, Greldon, prima di questi PG, quindi conosce il matchup. Capisco la scelta di Times, ci sta. Usa lo spark così lo uccide, perfetto. E la partita si è rigirata a suo vantaggio, perché comunque lo spark. Però... Wow! No, aia! Non ha confermato dopo il 2M. No. Qui comunque non sono danni, perché comunque lo spark sta durando. Però comunque lo prende in occhi, bravo Greldon. E va di danni, perché cioè più che altro perché vuole comunque un setup dopo. Bravo qui, bravo Times, qua l'ha ripreso e lo uccide? Forse. Probabile. Vediamo. Lo uccide. Uccide. E lo porta Times a casa la prima, mamma mia. All'ultimo. Mamma mia. Con il vero God of Destruction. Mamma mia, lo Yamcha di Times è una cosa allucinante, ragazzi. Sì. È allucinante. Poi online Yamcha, ricordiamo, quel cacchio di frame in più ti cambia la vita. Però è allucinante quello. Abbiamo la chat comunque divisa, i sostenitori di Yamcha e i sostenitori comunque anche dei Genin. Il Defect non è un'ottima opzione contro Genin. E qui ci lascia Gohan, ci lascia Gohan. Sì. Vedi come fa Greldon, bravo, subito di fare il mix up appena può, non è che aspetta la stringa lunga, ti continua a mettere in faccia che tu dovrai parare. Thank you.
Non aveva altro da fare, purtroppo. Lo abbiamo? Lo porta a casa? Attenzione, questo potrebbe cambiare molto le cose. Cosa? Perché non ha fatto semplicemente due H lì? Ah, attenzione, Thymus porta a casa Tien e riapre molto, molto bene la partita, devo dire. Sì. Molto bene. Col mezzo happy birthday lo ha... Qui C16 non ha barre, quindi dovrà fare il mix-up un po' meno più scarso. Lo rimette di nuovo nella stessa posizione. Lo uccide, no? No. Cosa? Perché? Eh sì, perché il 2H lancia in aria il personaggio. Lancia in aria il 2H di Goku? Sì. Wow, non lo sapevo. Non punisce. Brava, bella difesa qui di Greldon. Però ha premuto, credo. Bella punizione di Time. Sì, ottima. E qui abbiamo Ginyu con lo spark. Però da solo. Da solo. Quindi voglio proprio vedere, sinceramente. Sarà dura questa. Va di livello 3, perfetto. Mixa userà molto probabilmente lo spark. Che deve tenersi. Cioè... Non lo usa? Qui ci lascia ancora. E qui vince di nuovo Times, ragazzi. Di nuovo Yanza di Times. Sì. Mamma mia. Tutte le frame trap, comunque... Tutto per fargli premere, credo. Ha comunque battuto in quel caso. Mamma mia. 2-0 per Times Up. Col suo Yamcha. No, no, un'altra, vai, vai, ditegli che è, beh, Force to 3. Ok. Ok, ok, abbiamo risolto. Inizio di M, perché lui può, ovviamente. Qua un po'. Ha preso sullo startup del 236L di Ginyu e lo rimette in un mix up, lo prende, però non conferma, sarebbe morto. Qui switch? No. Giustamente usa lo spark. Mamma mia, questo asse si prende anche dietro. Sì. E che fortuna ora scala. Prima quell'assist preso in questo momento avrebbe ucciso Greldon. Bel mix up. Un defect di troppo, ma non viene punito. E qui ci lascia, mi sa. Ci lascia Ginyu. Sì. Ci lascia Ginyu. Da dire che avere una reversal come Gohan contro PSG come Ginyu eccetera cambia veramente tanto il matchup. Infatti credo sia uno dei matchup più brutti per Ginyu, chiunque abbia un DP. O comunque un DP come Gohan che prende tutto lo schermo. Vabbè, non commento nemmeno invece questa cosa perché... Qui vediamo l'armor del 5H di 16 entrare in azione. E se devo essere sincero, anche fosse stato un 5H di qualsiasi altro PG, non so se avrebbe preso. Non penso. Se almeno riesce ad uscire, lui non può... Esatto, lui non può tenerti sotto pressione obbligatoria. Cioè, ci sono PG corti come Gotenks, per dire, per esempio un top tier che comunque deve giocarsela lì con G, non può, non ha opzioni per andarsene. E qui non so, sincero, cosa sta facendo? Ha saltato lì, credo, Greldon. Quindi è stato preso. Non qui saprei. La rischia e ci lascia. Credo che utilizzi le barre e ora va di Yancha. Sì.
Cioè, la sinergia che ha trovato tra Yancha e Goku base è stupenda, cioè riesce a farli andare perfettamente. Comunque può fare la Genki, può fare tutto, eh. Non conferma però. Attenzione. Vediamo il setup. Ma abbiamo avuto più Genki Dama in questo stream che credo in ogni stream di Italia. Non l'ho mai visto di tanto frequente. Oh. Cioè Goku base ha cercato di fare Oki col 236M, eppure è stato battuto dal 2H di Tien. Sì. Mamma mia, penso la porta che da 3-0. Che giustamente non aveva molte opzioni. Incredibile. Povero Greldon. Qui aveva poco purtroppo da fare. Era comunque tutto... due. Era comunque tutto counterabile con un semplice 2H. Sì, esatto. Lì era o scendi a terra e ti fai parare, come dovresti fare solitamente, oppure la rischi facendo vanish, dico ti rubo il turno. Esatto. Però rischiando il turno rischi pure la punizione, ovviamente. Bella partita questa, bella. Sì. Però siamo io e te, Abo, quindi aspettiamo, esatto, che torni Times. Allora, aspetta. Mi sentite? Sì. Ok, lì ecco, ci sono. Quindi, vediamo un attimo. Abbiamo anche Doom VZ contro Sakas. Abbiamo fatto 2-0, ha fatto un Doom contro Sakas. Perfetto. Okay. Quindi... Cloud No Name ce l'abbiamo? O è ancora... È vero, Cloud No Name che avete fatto in locale. Dovete dirci il punteggio perché noi non possiamo essere lì fisicamente, ecco. O magari stanno ancora giocando, perché in quel caso chi vince andrà contro il Dr. Faust. Intanto giochiamo io e te, Abo, direi, così riusciamo ad andare avanti. Tutto. Quindi com'è che mi muto qua? Sì, va, votati su Discord, sì. Io commenterò io. Ci sta. Solo commentari. Sei già andati? Sì, sono già andati entrambi. Ottimo, va bene. Best Yamcha Ita Times, grazie Jin. Greldon mi ha detto che aveva... che c'era del frame delay variabile che gli ha dato problemi. Io non me ne sono accorto, quindi non so la verità. Grazie mille, guarda. Yamcha boys. Yamcha è il miglior personaggio di Dragon Ball di sempre. Combattete. Oh, non ho capito... Production quality, aspettate un attimo, no, perché non fate vedere le produzioni, c'è anche a voi, allora. Dando mission, ok, quindi, dando la commission. Dando vince un sacco di tornei offline, di solito, quanto so. La commission ci ho giocato un sacco su internet, da poco ha cambiato Gohan, pure lui. Più o meno ha cambiato Gohan quando ho cambiato io. Che sta succedendo? Io giocavo 21 come lui, praticamente. Super Kid Buu è un personaggio che usa da poco, quindi bel mix up lì con Kid Buu. E subito comincia con Gohan, e quando comincia Gohan si sa che succede. Succedono casini. Ciao Tommy, procede bene, devo dire. Siamo alle semifinali, come puoi vedere. Non ci sono stati troppi grossi problemi. La stream va, i punteggi vanno. Ho visto che ho bisogno di un modo migliore per i bracket. Ma piano piano si fa. Adesso faccio casting da solo perché loro due stanno giocando, quindi. Ma no, i danni. E Spark per cui gira, ci sta. Kid Buu l'ha preso. Wow. Ah, Danilo ha detto anche che non gioca da due giorni. E questa è la prima partita che fa oggi perché Kuroi non c'era. Quindi... potrebbe doversi scaldare un attimo. C'hanno qualche problema di connessione, mi sa, tra l'altro, perché il nato scatta. Tutte le 21 pian piano andranno a morire. Povere 21. Poi da quando l'F l'ha lasciato andare... non ce ne sono più, praticamente. Andiamo a mission con Gohan. Gohan sta facendo un bel lavoro. Al solito Gohan se comincia a far danni arriva con tutta la famiglia. È festa. Però ancora non integra il pugno mitagliatore. Vedo. Bello. Robson butta a terra, quindi si torna in neutral. Beh, però la mission ha un gran vantaggio. Dragon lascia a caso, non so se era pianificato. Wow. Tra l'altro Dunlop non sta giocando, guarda. Perché? Perché non piaceva? Adesso che ci penso. Dice che gli piace tanto
giocare Bardock, se lo tiene per il torneo. Sbaglio, ho mancato TN, se no sarebbe morto dopo Motion. Ma almeno è stato Spark. Adesso glielo fa finire. Potrebbe stare quasi pari. Se finisce lo Spark, ok. Se adesso riesce a liberarsi da questa situazione, che è un po' difficile. Manca il cross up. Ma poi preme esattamente quando deve. Visto che è livello 1, può fare la super. Che non basta perché Gon non fa danni. Ottimo, non fa danni con la super, voglio dire. Qualcuno ha mancato sicuramente, infatti. Beh, adesso dammelo tanto con Tien e Gotenks. Beh, Gotenks ce la può fare, diciamo. Non è quella detta l'ultima parola. Bel mix lì. Può dare alto o basso, addirittura con instant edge prima, quindi. Cioè con edge prima. E via di Gotenks. Questa pure è la super più fede di tutti subito dopo quella di Bardock. Mamma mia. Vai, mix, instant edge HK e basta. Poi arriva. Pensavo di non era abbastanza convinto. Ok, ha preso due volte con GH di fila, stavolta conferma. E direi che KB qui dovrebbe essere andato. Se non ha sbagliato la super, sì. KB è andato. Quindi adesso sono praticamente pari. Non male. Altro GH. Chi lo prende e lo batte a terra, lo batte a terra. Quell'attacco è molto meno veloce di quanto sembra. E per questo Gon ci rimette la pelle. Vediamo se sto giallone può tornare indietro però. Vedo spesso questo Goku che vince da solo, quindi vediamo se succede di nuovo. Il super dash. Olè. Un colpo è stato fatto, lui non può almeno fare super lì, quindi. Super! Andiamo in coro. Quale sarà il mix? Alto o basso, userà 6S, non ha un assist però, quindi vediamo. 6S, aspettavo un reflect, ok. Direi che la commission si è salvato. Si farà? Aspetta, aspettando un reflect, ma Omission non fa reflect. La Omission paziente. Altro che The Wall qui. Ah no, non ha più intenzione di giocare, Omission fugge. Allora? Sento un'ansia nell'aria. Ha 7 barre, si riesce a toccare... Ok, niente, niente, assolutamente nulla. Finisce qui. Con 7 barre poteva uccidere entrambi in realtà. Quindi il primo punto va. Living room? Che è successo? Qual è il problema? Si è passato male i comandi, rido. Ma stavano giocando bene, non credo. Qual è il problema? Andiamo. Top insolito, danno. Ring buggato? In che modo? Ah, adesso si sbaga tra poco in teoria. Ah, ho capito, è crashato dopo mission, come succede. 2-0 per Cloud, la partita tra No Name e Cloud, intanto faccio quella. Vedete un po' se si è sbaggato. Ok, rifaccio, sì, arrivo. Che belle, eh? Giochi giapponesi online, ragazzi. Ok, ricreato. Intanto metto il punteggio di Cloud e No Name. 2-0 Cloud. Quindi Faust e Cloud dovete giocare. Aspetta. Ok. Il punteggio ce l'abbiamo, nessun problema. Vabbè, comincia con la pressione Gon.
Oh, bel backdash ai due anni. Ecco, e questo è sempre il problema quando Gohan comincia a prendere via. 2H. Ok. Kairis, io ho guidato quel serio di Pioni. E sul basso, preda, la stazione cambia, si fa roba tipo di quadro. E lì sono cazzi poi, ok. Vedi, mi mancano un pochino di cose riguardo Gotenks. Nonostante sia una bestia, non incontri tanti che fanno i setup giusti, e spesso neanche sai se sta facendo i setup giusti o meno. E andiamo Gotenks. Adesso lo vediamo. Quindi qui dici che deve fare... Non credo che sia... Ancora avanti, dai, ora c'è basta. Cioè comunque sia il solito mix, se fai setup o non setup, di un instant air dash H oppure un basso. Il raggio uccide Goku. No, uccide proprio no, però poco ci manca. Tutti e due sono andati di JH, ma Mamo Mission l'ha fatto più preciso, a quanto pare ha schivato quello di Gotenks e l'ha colpito. E tutta la famiglia qui. Vediamo. Sì, non ha molto mix di Gon. Senza niente poi. Vedo che c'è una pazienza incredibile da questi due. Ale, Yamcha Special. Fatto da Vegeta. Quel Vanish doveva fare il Wall Bounce, ma non l'ha fatto. Di nuovo. Già difficile parlare con di Yamcha, pensa a questi anche. Un puntino di HP. Come si può dire con un puntino. Comunque danno un grandissimo vantaggio. E adesso anche lo Spark se ne va. Sprecato, potresti dire. Vediamo un po'. Si riesce a tornare indietro con questo Goku. Uno contro tre. Dandolo ancora lo Spark, tra l'altro. Quindi è difficile. Niente, è finito lo Spark per Abu Mission. Clash, clash. Non succede niente. Ah, il terzo passo lo frega. Che sta succedendo? No, è più verde, buttato via. Stanno in panico, non capisco. Assist grossa, para tutto Abu Mission con la pazienza infinita. Il nuovo muro è qui. E l'assist di Gotenks, ma non conferma. Sbaglia l'estinzione con l'elco in assist. Super? No, usiamo un angolo. Bello stagger. La questione specifica non può andare anche al proprio CS che non si vede spesso, ho capito. Ok. Io ho visto mi pare l'Effen che lo faceva. Qualcosa. Non so se era l'Effen. Oh, poteva ucciderlo lì. Ok, ci pensa Vegeta. Canon. Non esattamente, ma... Quindi, 2-0 dandolo. Visto che sono le semifinali, dobbiamo arrivare a 3. Lo diciamo prima. Bad tech. Cosa? Vince sulle gambe di Gohan, ok. Una bella combo, per cominciare. Dandolo sembra convinto. Stalker, poi instant air dash, overhead, grosso. Adesso due super, e Gohan se ne va. Sì, l'Effen, ok, capito. Beh, Abu Mission parte male questa partita. Siamo ancora in area di perfect qui. Boh, manca. Oh, quella presa, molto ambizioso. Bella lì, Abu Mission fa un sacco di tech, eppure è molto bravo a parare però. Ah, lei l'ha presa. Io ho bisogno di ponente di un assist. Che è successo? Che è successo? Non... Ok. Comincia ad avere problemi di connessione. Adesso sta andando così bene. Non ho regole di disconnessione al momento. Questa è un'altra cosa per la prossima volta.
E va basso. Kibura potrebbe essere morto qui. Ha delle super niente male, quindi... No, non è morto. A meno che non può stendere. No, infatti. Spark, questo far sopravvivere Kibu, ma... danno un vantaggio gigantesco al momento. Forse era meglio tenere Spark per Goku, forse. Beh, 2M. Ah, penso fosse un 1M. 1M per lo scaling. È ancora vivo Vegeta, ma... dove è andato Kibu? L'ha preso? Cosa mi dice che non l'ha nemmeno preso? Mix. Alto. Poi aspetta lo Spark. Bel Dragon Rush subito con l'assist di Tien. C'è poco hitstand, quindi è difficile da vedere. E passiamo a Gotenks. Che tanto di mix-up ce l'ha migliore lui. Ora, alto basso Dragon Rush. Insomma è alto. Ok, eccolo. Però non era BT, quindi non poteva far combo. Un'altra 6M. Ok, stavolta ho fatto 6M con un assist per confermare. E Goku se ne va. Kid Buu con metà HP, senza Spark, contro tutta la squadra di Dannalo. Sarebbe un miracolo. Ah, eccoci, preso con 2M. È andata. Sì, è andata, non sbaglia la combo. Eccoci qua. Il finale con stile anche. 3-0 per Dannalo. Ah, faccio vedere la faccia di Vegeta. Ok, 3-0 per Dannalo. Quindi siamo io e lui in finale dei vincitori, pensate. Ok, quindi farà casting a Wishin. Oi. Eccomi. Eccomi. Un urlare, oddio mio. Cazzo. Infarto. Fede, un infarto a tutta la gente su stream. Bella partita. Ho fatto le livello 3 di Gotex apposta perché so che le adorano in stream. Tantissimo, esatto. Ho fatto vedere un po', quindi... Tantissimo. Ma visto che siamo in anticipo, cioè alla fine è un'ora e mezza, siamo finire anche alle 6, possiamo far vedere qualcosa anche adesso degli altri? A questo punto sì, possiamo vedere qualche partita in più? Se non stanno già giocando... Ah, tanto no, perché c'è Abomission che deve giocare con Doom. Abbiamo Abo con Doom, tipo, e possiamo far vedere anche Dr. Faust Cloud, se non stanno già giocando. Faust e Cloud che lo stiano giocando, vedo un ring là dietro, quindi facciamo vedere... allora sì, facciamo vedere... Boh, se vuoi Abo Doom. Con Doom. Sì. Così tanto teniamo... Doom, ci sei? Possiamo vedere un po' più di partite, teniamo un po' più, tanto ci sta. Di niente, Ventu. Ora sono morto, infatti, fatto prendere il fatto all'universo. Basta! Ti banno ufficialmente da Discord, perché io sono l'amministratore di Discord in realtà. Allora, eccolo lì, Doom, aspetta un attimo. Aspetta un attimo che mi inserisco. Aspetta, ecco, bravo, stavo per dirtelo. Ok. Allora, aspetta un attimo. Vado a prendere anche da Berga, sto morendo. Abomination, scegli un posto. Ok. Ok, non fate partire la partita adesso. Ad un attimo. Ok, WZ, Abomination, winner semi. Questo qui è loser semifinal. Ok. E aspetta un attimo. Che cambia anche titolo qua. Ok. Direi di sì. Non so se Danno lo sei andato a prendere un attimo da bere, quindi si aspetta un secondo a lui. Se puoi. Va bene, allora io inizio. A dopo. Ok. Vabbè. Ma ci va bene così. Allora, io direi che ho impostato tutto. Possiamo andare avanti con questa partita dei loser bracket. No, ho fatto una cosa stupida sul computer. Eccomi. Ci sei? Ottimo. Cominciamo adesso la partita. Tu eri già negli spettatori, quindi... Sì, sì, stavolta abbiamo fatto tutte le cose bene. Quindi siamo corretti. E poi è bello far streaming questa partita qui, perché Doom usa Freeza. Bello da vedere. Cosa? Doom usa Freeza. Ah! Quindi è bello da vedere. Sì, è molto bello da vedere. Soprattutto perché se ci sono delle combo con Freeza che qui girano, sono veramente belle. Puoi vedere sempre più PG. Sì, da dire che non è che abbiamo... Cioè, alla fine come PG che girano qua su PC, abbiamo molta varietà. Sì, effettivamente sì, non ci sono troppi top
tip top tier, devo dire. No, ce ne sono troppi. Cioè, abbiamo sono... ognuno magari, cioè, ognuno un top tier per dire, magari. Cioè, basta. Esatto. Poi c'è quello strano, tra virgolette, che è Doom, che vanno senza top tier per niente proprio. No, infatti. Da dire, cioè, sono comunque ottimi, tutti ottimi PG, tranne Freezer che purtroppo è nel... Quella super... No, perché ha punito male qua? Ha punito malissimo, no? Poteva fare 2M, credo, pure anche 3M, qualsiasi cosa. Vabbè. Ah, almeno Abomish ha buttato via 3 barre, lui si è parato, quindi... Però no, è un buon inizio, Doom, davvero. Adesso vediamo. Ecco, 21 Kid Buu ti ricorda il fatto che Kid Buu è praticamente 21 ma meglio. Cosa? Vedere 21 contro Kid Buu ti ricorda che Kid Buu è praticamente 21 però meglio. Ah beh, giustamente. Più basso, più combo, da solo. No, infatti è assurdo. Ah, lì era negativo perché era leggermente in alto. Omission. Bello, infatti ha cambiato, così ho messo anche in Sassicuro 21. Bella combo. Bella lì. Bello. Fantastico, ecco perché vogliamo vedere Frieza, vedi? Quello è combo, quindi estratto disc. Vediamo pure quando capiterà che si prende da solo. Ale, combo conferma da 5S. Peccato che Frieza non può buttare a terra, in nessuna maniera. Sai che pensavo che avrebbe preso quel 2H di Frieza in quella situazione? Veramente anch'io, infatti era strano. Perché tanto lì... Cioè, la trottola l'ha andata a buon fine di Kid Buu è praticamente una cosa che dice ok, adesso ti metto in mix-up, anche se non ho assist, sei mix-up. Esatto. Però pensavo ci arrivasse a prendere il backpack. Ma poi, cioè, ricordare che essendo questi perdenti, chi perde questa partita è fuori. Fuori. E quindi si gioca. Bella difesa, bravo Doom. Vabbè, ha risposto un poco... Ha risposto comunque a modo. Sì, dai, ha funzionato. L'importante è che comunque è riuscito a uscire, molto bene. Però mi devo mangiare le mie parole, perché quello è un modo per fare lo smash con Frieza. Quello è l'unica. Bel reflect, ma poi non ha... L'autocombo è ottimo, prende full screen in terzo hit. Ah, è vero, è vero. Chissà, forse è stato un po' T2-3-6L in T2-3-6H. Credo di sia un gran gap lì, credo. Magari blocca il Vanish. Non saprei. Forse sì, forse batte Vanish e... Non lo scopriremo però questa partita. No, perché Frieza se ne va. Ciao. È stato bello vederti. Ah, questa clip era... Non mi ricordo cosa abbiamo deciso, best of 5 o best of 3, quindi... No, questo è best of 2, cioè best of 3, okay. Scusa. Best of 3, ok. Quella la manteniamo sempre, che sennò ci mettiamo veramente troppo. È giusto perché avendo tempo direi facciamo vedere un po' più partita. Quindi facciamo queste prove, cioè questa è la prova iniziale, così vediamo quanto riusciamo a castare in questa ora di tempo. Sì. Poi piano piano troveremo caster dedicati, se... Magari sì, sarebbe ottimo. Vabbè, a te va bene, se non è un problema. Io posso restare. Io non dovrei castare, sono troppo... Posso di merda e non so che dire. No, vabbè, oh, siamo in due, dobbiamo imparare. Vabbè, ma adesso c'è la voce, attenzione. Wow. Allora... Mettiamo qui. Ale a commentare, ma quel cazzone... Ale ha una bella voce. Grazie, infatti Ale mi ha scritto che faccio cagare, ovviamente, grazie Ale. Ah, è lui Ale, ok, grazie. Non avevo collegato. Grazie. Vai, vediamo Kid Buu col mix, cosa farà? Ah, non fa nulla, non è un dritto, lo rifà. Vedi, questo è il fatto che utilizzando palletta tu non punisci con 2H, tu devi proprio aspettare lì, devi dare reaction, è molto difficile. Sì, infatti la palletta di Kid Buu, credo che Kid Buu sia uno dei personaggi che odio più del gioco. Bardock è più una battuta che altro, perché il Bubo lo odio tantissimo. Oh, ma Bardock sinceramente non è la pressure il suo punto forte. Il suo punto forte è avere ottime normal, ottime, non sono Gesù, sì. Sono ottime, e sì. Avere un buon neutral più o meno, perché comunque soffre con quelli col beam. Cioè l'idea è che ti fa cominciare a parare da dovunque sei su schermo se Bardock è bravo. Sì, quello è il punto, tu devi aver paura. Esatto. Però è vero, è un personaggio fatto bene, non è come 16. Okay. No, il problema è quella a livello 3 che è troppo rewarding. Bella conversione qua di Doom, bravo. Bella conversione, questo puntino da HP. Goku contro Goku. Su PC va proprio di moda, Zallone. Proprio... Capirai, io tanti... rischiavo di giocarlo anch'io. Bella! Che rischio, non me l'aspettavo da Abo questa di... Di cosa, ha rischiato qualcosa. Infatti, non so cosa fanno. Prima giocava tanto pazientemente.
Mamma mia, fino all'ultimo, eh. Nyx! No, cos'era con Super Jump? Mamma mia. Ha finito Spark, no? Non ancora, oh, c'è ancora. Aia. E qui super, no. Super a caso, perché? No, no, Abomination. Lui ha pensato che premesse e sì, l'ha bettata. Mamma mia. Male, sinceramente, perché questa ha giocato veramente bene Doom, ma ha tenuto Doom qua, bravo. Davvero, ha parato il peggio, ha parato pure l'overhead. Ha parato. L'overhead, bravo. Vedi, usa come usare l'assist difesa. Ci ho giocato tutto tantissimo. Perché c'ha una gittata strana rispetto agli altri. E prende... Sì, non ha tracking, è proprio quella gittata fissa di 236M praticamente. Quella lì e basta. E poi occupa quello... mezzo schermo occupa rispetto agli altri assist. Sì. Quindi... Poi non vedi niente. Esatto, esatto. Non infatti... so come messo a hitstand, ma... Devo dire che non è male, alla fin fine. Anche se la gente si lamenta, però se c'è una squadra come questa... No, hitstand adesso tiene... Blockstand, scusa, il Blockstand tiene Quantum Beam ora. Ah, pensa te. Infatti puoi fare quello Super Dash gratis. Però Abomination si porta a casa. Abomination qui si riporta a casa. La prima uccisione, stavo per dire. Vuole rimanere dentro. Stavo per dire si porta a casa 21 e poi ho pensato a tutte le cose sbagliate. Cosa mi ma lui se la porterebbe a casa da ex giocatore di 21. Credo. Esatto, esatto, probabilmente. Prende questa cosa. Smette? Wow, però non c'ha occhi dopo. Perché c'ha un vantaggio solo al corner. Sì. Ha un vantaggio pure più basso quello degli Yamcha. Esatto. Oh, ha dato la combo, ma ha funzionato comunque. Vediamo. Kickbook Goku. Quindi siamo praticamente perfetta parità qui. Tutte e due con la loro squadra ben organizzata. Mette dentro Goku. Odia Goku così tanto. Sì, M è a vuoto proprio, ma dai. Cosa farà? Un altro, ma Spark per tenere in vita Pisa. Ottima punizione. Questi vanici a vuoto così sono molto rischiosi. Sì, quello credo che sia un suo problema, l'ho visto fare spesso, effettivamente. Soprattutto con... bel cross up, molto fitti questo. Sì, peccato che non ha confermato, ma... Wow, no. Questa cosa ha fatto molto più danni di quanto pensassi. No, la super... Vanish. È vero perché erano 5S quelli. È vero. Stavo per pensare... Bella questa, bellissimo. Galaxy Brain, stavo pensando invece. Galaxy Brain. Dalla parte dello schermo. Cazzo, la super di Goku. Ma ci stava comunque in realtà. Il problema è che proprio sugli S no, purtroppo. Già. E qui si è riportato in vantaggio, Doom. Quasi, c'è Spark, non so, Spark e 4 barre, forse... Esatto, quindi più o meno... Il problema è che Kid Buu avrà tutti i mix-up non coperti, quindi... Vero, quello è un problema, effettivamente. Adesso vediamo come... Secondo me sono praticamente in pareggio, adesso, visto che l'ha messa all'angolo... Ok, niente, non sta più all'angolo. Ora inizia la sofferenza per Doom. Esatto. Kid Buu e Spark, però Fizz deve essere vivo qui. Non mi rende conto. No, con lo Spark potrebbe morire. Esatto. Porca. Ok. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo per niente. Si dice nella chat che era meglio Goku con lo Spark che Kid Buu. Però. Io mi fido di lui perché usa Kid Buu, quindi. Però non saprei. Però lui Kid Buu lo usa veramente poco, a quanto ho capito. Cosa? Kid Buu, se non sbaglio, lo usa da poco. Abomination. Prima giocava. Sì, Abo, questo team lo usa da poco. Perché usava la squadra simile alla mia, 21 Goku base e Vegito. E Vegito, esatto. Attenzione qua, non ha le barre per metterlo in air knockdown. Mamma mia, Doom in vantaggio, adesso ormai lo Spark è finito. Però adesso aprire la difesa con Goku Super Saiyan è sempre un po' una fatica. Ah, quella mossa, più bella. Due sono giocati. Bel 2M! Aia. 2-0 per Doom? 2-0 per Doom. Bella partita. Speriamo che non facciano rematch. Molto pazienti in... Molto pazienti tutti e due. In difesa, bravi. Sì, sicuro è meglio Goku in Spark, perché comunque come PG è un PG che ha tutto Goku in Spark. Sì. Dai, quelli in più che... Oh, è tornato a Mission? Sì, non era meglio... Ciao. Cioè, alle 3, no?
No, no, è 2. No, 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 era 2. Ok, perfetto. Belle partite, belle partite. Però. Però avrebbe vinto tutto se avrebbe fatto la Dramatic. Lì sarei andato al Roseto. Lì sarei andato al Roseto e gli avrei stretto la mano e gli avrei fatto hai vinto. Dava un complimento. Bella Doom, bel Freezer anche, perché realmente sì. Bello. Secondo me tra l'altro non pensavo che fosse on target l'assist. No, non è un target. È lui che lo sapeva. Però in mid screen l'ha lanciato ed è riuscito a combattere con 21. È perché sì. Le puoi fare con 21. Lui c'ha una squadra che è adatta a Freezer, effettivamente. Funziona con 21. 21 non funziona gratis. Non lo sapevo. E quello è il problema dell'assist di Freezer, perché non è un target proprio. Se fosse un target sarebbe pure... Benissimo, cioè sarebbe strabuono quell'assist. Sì. C'è proprio la distanza sua quell'assist, però è buono. Allora, io direi Dottor Fausto e Cloud l'hanno finita. Non lo so, adesso controllo, stanno ancora giocando? No, hanno fatto, credo. C'è nessuno nella lobby. Dove siete? Chiamiamo a Fausto e Cloud, come siete messi? Forse l'hanno scritto nella chat. 2-0, l'ha scritto nella chat, scusa, 2-0 per Cloud. 2-0 per Cloud, ok. Ok, quindi c'è Cloud contro Greldon. Cloud contro Greldon. Facciamo vedere anche quello allora. Delichiamo allora. Facciamo vedere anche quello. Sì, tanto ci abbiamo. Voglia. Ah, Blue Mission, dopo dovrei fare casting da solo a un certo punto. Addirittura. Eh sì, perché siamo io contro Dannor. Addirittura, va bene. In finale. Quindi. Adesso appena... Ah, Wish, mettiti su spettatore, va. Ah, hai anche ragione. A posto. Che team di caster che siamo. Mamma mia. Potentissimi. Bene, adesso posso mettere di nuovo il bracket su schermo, direi. Allora. Abbiamo Greldon, Cloud, ok. Poi direi facciamo andare tutta la loser e la portiamo fino alla loser final. Lo facciamo alla winner final. Quindi dopo chi perde lì gioca subito dopo. Sì, ci sta. Ho tagliato l'immagine un attimino. Quindi Doom, tieniti pronto che dopo questa giochi tu. E poi vediamo. Eccoci. Salvo. Poi giochiamo la winner final. Prossima volta mi preparo qualcosa per vedere il bracket. Questa credo sia la cosa più importante. Quella che sto vedendo che mi mancano. Ah, gli servono 15 minuti a Cloud, quindi giochiamo noi allora. Times. Va bene. Se gli servono 15 minuti giochiamo subito noi. Va bene. Quindi okay. Avocations, solo casting. Esatto. Va bene. Se senti pronto. Quindi che sia best of 5. Pa 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 sì. Pa pa ra, pa. Quindi che sia winner finals. Quindi ci aspettiamo allora. Ah, aspetta un attimo. Quindi continuiamo con la finale dei vincitori, giusto per comodità. Oppla, vedete che mi muto. Ci vediamo dopo allora. Sì, a dopo. A Mission, buona fortuna. Buon lavoro. A me, a voi. Vabbè. A voi buona fortuna. Giusto, giusto. Va bene, a dopo. A dopo. Ed eccoci qua. Vediamo un po'. C'è un piccolo problema da parte di Times. Ok, perfetto, eccoli qua. DP da parte di Times. Oh! Da un tech risponde subito il caro Dannolo con estensione di Tien. DP. C'è un disrespect da ambe le parti. Ma qui Gohan sembra salutarci. Non ha voluto rischiare, caro Dannolo. Non voleva sprecare una barra, ma a quanto pare gli serviva. È entrato in mix-up. E Gohan è molto bravo a fare mix-up. DHC. DHC unico di Adult Gohan e Beast Goku. Che purtroppo non va a buon segno.
Throw tag, e qui vediamo se fa rientrare Gohan. Oh, aspetterà addirittura Reflect, ma non conferma, cosa sarà successo? Blue Combo, ma dettagli. Quando si uccide va tutto bene, si accetta di tutto. Altro Raw Tag. Eh sì, ormai è il momento, caro Fornace. Abbiamo DHC con livello 3 di Base Vegeta, che è molto forte perché crea spazio al corner, ma non è successo in questo caso. Abbiamo visto un Base Goku ritornare dallo spazio, non solo dallo stage. Oh, tenta il suo Startup Times, ma danno lo counterà molto bene. Mix up. Ah, e qui punisce un Reflect di troppo. Tenta la lupo, ma non va a buon segno. E la prima è del nostro caro Dannolo. Dannolo. Startup di 5M. Purtroppo non conferma. Butta l'assist, cosa molto giusta. Qua copre il super dash. Ah, non conferma Loki. Guard cancel, che è giusto. C'è il punish sul 2H. Ah, l'assist di Yamcha molto assassino. Cambio con Gohan. Ah, si è dimenticato che aveva fatto già il livello. Up, che è stato un semplice 5L, ma ricordiamo che il primo hit del 5L di Adult Gohan è un basso, che è molto infame. Un Reflect purtroppo è andato a vuoto da parte di Dannolo, e questo saluta il povero Tian. Ma qui abbiamo l'essere più odiato di tutta la community, Gotenks. Sempre con l'assassino di Yamcha. Tams, devo ammettere che è molto bravo a piazzare quell'assist. Livello 3 di Gohan. Mix up. Lo porterà a casa? No. Dimenticato Nick. Super dash, cambio, più che giusto. Dark cancel, che viene punito molto bene. Tenta la loop, ma purtroppo sbaglia. Block string di Adult Gohan. Oh, purtroppo questi sono i problemi di Dragon Ball. Ha tentato un super dash, è andato completamente a vuoto. Le wake up, ma un doppio overhead prende il nostro caro Base Vegeta. E qui abbiamo Dannolo da solo con Gotenks e Sparkling, ma Yamcha lo punisce molto molto bene. Abbiamo 4 barre, e qui vediamo Yamcha che prepara un bel DHC per il nostro Base Goku. E la seconda se la porta Times con una bella esplosione. 1-1. Bella combattuta per ora.
Vediamo molti super dash in questo match invece. Punisce il row tag. Lo riporta indietro come giusto che sia. Anish ci sta. Oh, ottimo 2H. Ottimo 2H che punisce il nostro dannolo. Sembra che il nostro Times abbia un buon occhio per i 2H. Cos'è successo? Come mai non... non sarà rimasto in difesa il nostro dannolo? Questo è un bel guaio perché porta a casa Base Vegeta così Times. Eh sì, l'ho portato a casa. Eh sì, è nostro, è della community. No, no, è nostro, non mio. Per cancel, che è un'ottima risposta per le blockstring di Adult Gohan. Ottime blockstring da parte di Times, ma anche ottima difesa che purtroppo viene rotta in questo preciso istante. Cambio. Come mai? Ho buttato. Livello 3 di Gotenks, che ci sta. Super Dash che conferma grazie a Tian. Ottimo, riporta il nostro caro Times in mix up. Vediamo un po' se riuscirà a pararlo. Grazie Tommy. Qua l'attesa è stata nemica per Times. Funzionerà. Oh, purtroppo Yamcha si è salvato un HP contato e giustamente sapendo che il suo miglior personaggio Times non l'ha voluto perdere. Empty Vanish, run start. Cosa è successo? No. Oh, è nulla. Il nostro Times ha veramente un buon occhio per i 2H, li riesce a punire. THC nella Genkidama, come diceva Danilo prima, abbiamo visto di più oggi che in qualsiasi altro torneo. E qui abbiamo il 2-1 per Times. Vediamo un po' come si concluderà il prossimo match. E addio Overhead, col quale entra. Oh no. Molto brutto per dannolo. Cosa avrà tentato? Forse un guard cancel? Come sempre Times è bravo non solo con i 2H ma a piazzare anche con l'assist di Yamcha, col quale punisce severamente il nostro dannolo. E qui Times porta a casa anche Gotenks. È diventata veramente dura ora per dannolo, è rimasto con solo Tien e Spark.
Oh no. Un Fuzzy ha completamente distrutto il nostro Dannul. E qui addirittura vediamo una combo sparking da The Times. Bella bella. La confermata anche. Il nostro Times si sta guadagnando il suo posto nel torneo, 3-1. GG. 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 Ah, ok, non è qua, dunque, ok, ok. GG Dannulo. Veramente belle partite. Si è chiuso tutto. GG. GG. No, ho bloccato tutto. Ok, rieccomi. Belle partite. Bello, bello. Cazzo, a parte le prime GG. Che la prima stava laggando a merda. Sì, infatti lo so. Provo a riavviare. Provo un attimo a riavviare. L'ultima no, era giusta, era giocabile. L'ultima sì, bellissime partite, devo dire, davvero. Non l'ho mai gustato. Verso la fine, non so. Infatti le robe, cazzo, mi è girato un po'. Però vabbè, cazzo, bello. Sì, pure a me mi è caduta tipo alla fine. A un certo punto, lo fa una Genki Dama. Ho trappato tutti e due, infatti. Vabbè. Vabbè, ma tanto non sei. Ottimo, un ottimo occhio. Provo a riavviare un attimo, così provo se riesco a migliorare. Io tanto non sto stando nulla. E vabbè, giocate. Chi è che deve aspettare ora? Adesso ci abbiamo. Grandon e Cloud l'avete fatto? Ma devono. Mi sa che devono. Cioè, deve arrivare coso. Cioè, Cloud deve arrivare nella zona LAN. Ah, perché ha cambiato. Ok. Se non arriva. Ok, cioè, ha detto, può giocare allora. Ok, allora facciamo Grandon e Cloud. Se venite in stream, se dovete farlo adesso, fate in stream e via. Perfetto. Com'è andato a castare da solo? Non lo so, questa la chat dovrebbe dirlo. Giusto. I possessati di questo canale a quel momento, disse Case. Sì, leggevo un po' la chat nel frattempo. Vuoi cambiare il titolo? No, beh, loser semifinals nuovo. Quindi nel final l'abbiamo fatta, dobbiamo andare... Grand Final dopo. Guarda lo Cloud che mi ha distrutto live sullo stream dei schiacci. fammi cambiare i nomi, va. Il sistema è comodo. Quanto non posso sembrare. Cloud e... Gleldon. Ok. No, non posso più Rommel, mi dispiace. I versetti dei PG quando hittano, cosa? Perché? Cosa? Cosa è successo qui? No, forse si starà riferendo a... allo scine di prima. Ah, ok. Guarda lei, a livello 3 di Vegeta. Giusto, 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 giusto. Allora, chi manca? Credo. È stato fantastico comunque quando il tuo Base Goku è ritornato letteralmente dallo spazio dopo la livello 3 di Base Vegeta. Vero, vero, fuori dallo schermo è andato. Io pensavo, ma sì. Recupererò per tempo? No, 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 stavo fuori. Bene, ma non benissimo. Ok, ho scritto a Grandon, non so se... Oh, ho sentito. Devo rivedere il bracket. Sì, adesso lo metto anche su stream a proposito. Perfetto. Adesso lo faccio un altro... Sto facendo la screenshot perché non ho modo migliore al momento. Piano piano. Lo troveremo modo. Prossima volta. Così. Salva. Sullo stesso file, così. Ok. Qua. Questo è il bracket al momento. Mentre aspettiamo Grandon e Cloud. Vedi, diciamo, c'ha dato quella musica particolare del party match lì, party battle, come si chiama? Allora, tu sei in finale, perfetto, un gran finale, perdonami. Sì, gran finale sarebbe quella. Non pensavo bene. Ok, ci sta. E ora dobbiamo vedere la semifinale. Se finiamo tolta io contro Dannul in gran final, fa ridere la faccenda. Non saprei, perché comunque Doom prende tutti molto alla sprovvista con Freezer, non ce ne sono su PC. Ti canta fa ridere perché casterai tu da solo la Grand Final. Di nuovo. Esatto, da 3 caster finiamo a 1. Come è giusto che sia. Il miglior caster. Okay. Ci sono. Ci sei? Perfetto. Ok, ci serve solo Grellon adesso. Ritorno dentro. Entra e mettiti come spettatore, grazie. Ah, così magari. Spero, perché dopo gioco dopo vada un po' meglio. Speriamo. Non so Grellon se
Krell non c'è? Non mi sta rispondendo. È che aveva detto che anche lui aveva Kali. Cioè, prima aveva scritto che aveva problemi di corrente lì. Cos'è? In caso non abbiamo niente, non abbiamo nulla per giocare intanto. No, soltanto loro due, mancano loro due. Solo loro due. Quindi se non si presentano, facciamo un attimino di pausa e se non si presentano entro 10 minuti, dai. Sì, 10 minuti. Vediamo. Io mi allontano un attimo, mi finisco il panino del pranzo che non ho più finito, quindi sarà più merenda ormai. Dan, senti, io ho paura di leggere il messaggio scritto da Tommy, lo potresti leggere tu per favore, sì, grazie. Ma non lo vedo io, purtroppo. Te lo leggo io per te. Ah, non ti abbattere, ricordo a tutti che 16 è il PG onesto. Ah, ok, bravo. Commenti? Lo bagniamo dopo dalla chat. Tanto. Perfetto. Grazie troppo Tommy nella chat. Ecco. Un attimo, vediamo. Sto tornando dentro. Che Cloud c'è? Cloud c'è, manca solo Graldon. Sennò passerebbe Cloud direttamente avanti e si farebbe Cloud contro Drum. Sì, perché alla fine non cambia niente. Questo... Sì. Fino alle 6 si dovrebbe chiudere più o meno, quindi dovrebbe andare bene. Sì. Aspettando Graldon contro Cloud. Il problema è che non lo vedo neanche online. Graldon? Né su Discord né su Steam. Ahia. Ultimo accesso 49 minuti fa. Ahia. Aspettiamo 10 minuti. Siamo fino alle 5:20 in caso, altrimenti lasciamo andare avanti e vabbè. Tommy dice, dite a Dan che stream a Ale e io commento con lui. Alzo le mani. Riferisco lo... Se hai scritto... Ale, che cazzo si è messo lui? Se Ale va bene. C'è un problema. Anzi, almeno ci sono due voci che vanno. Che tanto direi, l'ora non l'ho capita io sinceramente ancora PS4, ma da quello che anzi si sono impara alle 8, hanno detto loro. No, sì, okay. Stavo leggendo un po' anch'io, sembra dico 7, alle 8, dalle 8 in poi ci sono, dalle 8 in poi va bene, le 8 è perfetto, quindi dalle 8 credo. E dalle 8 ci sta, finisce alle 6, così hai anche il tempo per la cena. Sì, un attimo di pausa. Sì. Esatto. No, lo sapeva Graldon che c'erano le loser, credo. Sì, lo sapeva, che sapeva. Come aveva avvisato prima, poteva avere cali di corrente. Esatto, ha avuto problemi a casa, quindi forte esterne, poco da fare. Bisogna aspettare. Pensiamo un attimo, se non arriva tiriamo avanti. Comunque non possiamo lasciare qui in stallo, purtroppo. Poi nel caso sai che bisognerebbe fare? Riprendersi le partite del torneo. Cosa? Poi bisognerebbe riprendere le partite del torneo e studiarsele. Ah vabbè, ma quello è cosa ulteriore dopo. Ma quello è se vuoi tu vedere dove hai sbagliato. Quello giustamente, anche. Giustamente. Cloud, sei connesso col suo? Sei tornato a casa o cosa? Cosa? Ho visto Cloud, si è connesso col suo account su Twitch. Ha detto che è arrivato in una sala LAN, credo che fosse solo lì in un altro PC. Ok. Ci sta.
Va bene, Felix. L'ho scritto. Ha detto che va a fare un po' di pratica. Ci sta. Si riscalda. No, ci sta. Si riscalda le dita. Abbiamo un po' di musica sotto, non c'è, c'è quella del... Bisogna mettere il cartello di pausa, ecco cosa bisogna fare, più o meno quello. Possiamo stare tranquilli anche noi. Aspettiamo che arrivi Times, ecco. Tanto Doom c'è, Avo c'è, siamo tutti, Club c'è. Quindi 8 orario di stabilità, perfetto. 8 su PS4, perfetto. Quindi hai anche ragione, Doom, sì, si sarebbero allo stesso tempo allenati, hai ragione, hai completamente ragione. E... ma Merl aveva pure detto che c'era solo da lunedì, quindi oggi non ci sarebbe stato, immagino. Mm. Comunque sarebbe stato un commentary in inglese su una roba italiana, non credo. Però vabbè. Ci stava comunque. Ci stava. Per carità, ci stava. Discord è connesso, credo, non lo... Non ancora niente. No. Altri 3 minuti. Ok, rieccomi. Ormai è arrivato anche Times. Beh, io direi che... siamo anche... passa avanti. Tiriamo avanti. Siamo avanti? Sì, sì. Dobbiamo far commentare schiaccia e merlo, dicono in chat. Sì. Eh sì. E aveva anche... è un evento per testare questo qui che famo... neanche sarebbero venuti, infatti. Per carità, possono anche provare a far casting sui VOD alla fin fine, se devono allenarsi e basta. No? Non è troppo sbagliata come cosa? No, no. Ma niente, quindi Cloud passi, perché abbiamo aspettato comunque un quarto d'ora. No, 10 minuti e passa comunque, abbiamo aspettato. Sì. Passato tempo quello abbiamo, non ce la facciamo, stiamo qua troppo, abbiamo fatto pure vedere altri match.
Facciamo fare Doom contro Cloud. Direi di sì, dai. Doom contro Cloud sia. Doom, ci sei? Andiamo a scriverlo. Doom c'è già dentro la stanza. Ok, va bene, facciamo quello allora. Pronti. Ed è ancora... Quella è Force to 2, questa ancora. Sì. La prossima è... La prossima è Force to 3. E poi dopo, vabbè, di nuovo Force to 3. Sì, esatto. Aspetta un attimo a partire, se riuscite. Aspetta un attimo, devo impostare Doom di là. Vediamo la grafica. Tolgo bracket, ok, quello. E direi che ci siamo tutti e tre come spettatori. Sì. Abbiamo tutto ok allora, sì, ci siamo. Ottimo. Perfetto, ci vuoi andare? Sì, sì. Perfetto, iniziamo ragazzi, un po' di pausa, siamo come tornati. Freezer contro Veget. Sì. Vediamo un po' come si comporterà comunque. Freezer contro Vegito. Sempre stupenda questa cavolo di intro. Yosha! Sì. Spettacolare. Meglio di Shine di prima. Shine! L'acuto. Vediamo, cominciamo con... Già, 21 all'angolo. Questo è stato vedere dove non vuole essere 21. Già. Sta molto male. Bella, bella parata. Sì. Beh, perfetto, poi l'assist, vedi, l'assist di Freezer. Perfetto, per il backdash proprio. Fantastico. Bello, Doom. Tenta la lettura, non gli va bene. Dragon Rush. Cloud. Vediamo adesso, di nuovo. No, no, super. Ah, perché vuole togliere Vegeta, ovviamente. Solo che adesso potrà fuggire dall'angolo. Forse avrebbe dovuto fare Air Dash avanti lì, Doom. Però adesso... Sì, però alla fine era brutta la situazione. Sì. Vediamo. Snap. Vuole finire Vegeta. Okay. No, qui non so bene le combo di Freeza, quindi non so se è morto. Mi sa di sì. Lui in realtà è andato per... praticamente ha detto, se funziona, boh, vado a fare la combo, altrimenti no. Però la rischia da proprio. E tanto aveva le barre, ha fatto bene. Sì, vero, vero. Trottolina, tipico. Non ha fatto manco un basso, se avesse fatto un basso mi sa... avrebbe colpito. Ha fatto LL, però non è andato di... Fatto L2L. Assist Freeza che funziona perfettamente, poi... quel 2H colpisce ovunque. Lì avrebbe dovuto aspettare, se Loki l'aveva fatto, ma non è andato. Bel 2H. Porta dentro 21. Ottimo 2H. L'assist di Goten siamo a casa stavolta. E d'altro 2H bellissimo. Bravo. I suoi 2H sono belli precisi al momento. Su quello è solito Cloud sulle punizioni in aria. Happy birthday. E che se entra Freeza con tipo un terzo di HP. Mamma mia. Comunque il Punish. Bella quella sul reflect, hai visto? Sì, è un po'... può rispondere a quanto pare. Qui lo fa ogni volta, però non guarda se rispondono. Infatti non conferma il... Che cosa l'ha preso, ma non confermato. Dovrebbe essere option select quella se fatta bene, in teoria. Sì, premendo di nuovo H, portarti... tipo. Cosa? Premendo di nuovo H, tipo. Oh. Esatto, e tu premi in un momento preciso quella cosa, quella ti fa super dash se lo fai prima, altrimenti ti fa quella mossa. Quindi tu rimani safe. È quello che mi sto cercando di imparare anche con Gohan, che anche contro di te mi pare che ho fatto un 2H non confermato, roba del genere. Faccio subito le gambe. Ah sì, quello vabbè, ma quello credo si possa fare anche con quello, non sono sicuro, ma credo molto di sì. Livello 3 di Gotenks. E vediamo dove va. Niente, aspetta lo spark. Scacchi 4 dimensionali.
Ti ma però se ti aspetta la Spark avrebbe dovuto rispondere a modo. Io in realtà non so come Goten si risponde allo Spark. Fa Bim, forte? Con qualsiasi cosa che vada comunque di... Sì. Di miti, diciamo. Poi! L'ultimo colpo! L'ultimo colpo! Sì! Toglie in Spark la bella lì alla 3. Toglie un bel po'. H è poi non confermato, pensava di non prenderci. Quel 2M va... quel pugno in aria. 2M non ci arriva. Le braccine corte, Goku. Ottima risposta. La sta facendo tu, ma cercava di saltare probabilmente. Sa che forse anche backdash. Non credo sia possibile proprio scappare da quella roba. Ah, mancato pure la super. Naggia. Poi c'è ancora Spark. Cloud è in gran vantaggio ancora. La fila di reflect, ma non ci arriva di nuovo il pugno di. Che rischio. Mamma mia. Bello. Doom non molla. Che si fa adesso? Doom? Lo ferma. Niente, reflex stavolta. Bello, overhead. Continua la pressione di Goku. Bella lì. Miglior modo. Cloud. Rispetto per il mio giallone, insomma. Giallone contro giallone. Honest man battles. Di uomini onesti. Allora, quindi. Secondo me io di 3, hai detto, sì. Sì. Quindi, best of 3, esatto. Destra a te, esatto. Quindi un punto. Cloud, giusto? Non dico cazzate. Sì. C'erano due gialloni, non è che mi sbaglio. Vabbè, erano due gialloni, c'era la confusione. Abbiamo un ottimo inizio round da parte di Doom. Si mette al corner però questa scelta. No, con Vanish, davvero. Non so se... Ottima presa. Mi sa che sono leggermente indietro rispetto a voi. Qualcosa mi dice. Sì? Sì, mi sa che se premo invio dopo la partita troppo tardi. Qua il duello batte il duello di. Il duello di Vegito batte il duello di C21. Ah, quella cosa è più odiosa di quanto sembra, davvero. Il duello di Vegito è. Molto più forte di quanto sembra. Toglie Vegito sicuramente. Danni. Non glielo rimette dentro, cioè. Va per. Qui non ha occhi, non ha niente. Non so sì, avrebbe occhi. Finto, ma ce l'avrebbe. Sì. Bello. Perfetto. 2M. What? Preferisce far rientrare Vegeta e non mantenere il corno? Non so se... Lo riprende. Sì, ammazzare Gotenk è abbastanza importante, soprattutto per quella squadra. Quindi forse... Ah, Gotenk va salvato lì al core. Quindi forse cambiare... E ripetere... sempre solo, solo. Dipendere invece non è una buona idea. Quel Dragon Rush! Di nuovo. Ha fatto di nuovo quella, quel conferma. Sì. Quella hit conferma strana. Sì. Fa il suo lavoro però, quindi sì. Nulla, nulla, cioè non dire di non dire nulla. Quello, abbiamo capito. Oh, nessun problema. Il 2M da parte di Egitto. Questi sono danni ed è anche un phaser morto. Bei danni. Si è andato. Vediamo 21 se riesce. Tra l'altro vedo che con Frieza si trova benissimo. Sì. Rispetto agli altri personaggi, sì. Quindi... Forse deve mettere tipo Frieza Point e avere due assist buoni. Perché poi C21 non è così forte come da Point, ovviamente non... Sì, è che 21 c'è il problema che ti forza a mettere la Point e l'assist che ti dà quando cambi personaggio non è niente di che. È abbastanza scarsetto, sì. Ma poi in realtà non sarebbe male neanche come middle o anchor Frieza al momento. Il problema è che è complicato. Sì. Oh, lascia andare. Sprottola su wake up. Cosa? Perché? Non basta manco. Stava cercando di cambiarlo. Niente, sta facendo spaghetti ovunque. Cosa sta succedendo? Che sta facendo? Ok, forse torna alla normalità adesso. Sì, torna alla normalità adesso. Mix di Vegetto? L che
rischiosissimo di Cloud, perché comunque aveva tre barre, quel Mitty si vedeva. È vero. E Goku se ne va. Resta solo 21 con un puntino di HP senza assist. Ma questo. Se riesce a vincere facciamo un monumento. Oh, veramente, ma proprio... lo spedisco a casa io, glielo pago. Esatto. Oh, oh, comincia. No, ho sbagliato, non c'è la pinzata, vado dash. Mannaggia. E qui Gotek si è morto a casa. Vabbè. Era molto, molto dura. Sì. Quindi, se vince... contro Cloud. Cloud, sì. Ah, aggiorno un attimo i bracket che... A questo punto mentre Cloud 2-0. Visto che sta andando così la linea, andiamo direttamente al succo. Ti aspettavo iniziare, eh? Fammi impostare i nomi. Non c'è problema, io mi muto. Sì, sì. Ok, a dopo. A dopo. Ah, la squadra seria. Dandolo con la squadra seria. Dandolo. Sì. Squadra dell'Army... Non è First 3? No, abbiamo deciso di fare la finale dei perdenti, First 3. Solo la finale dei perdenti, perché pensavamo per tempo. E in realtà ci stiamo proprio bene coi tempi, in realtà abbiamo cominciato alle 3 e finiremo alle 6. Non è male. Per niente. C'è stato giusto qualche ritardo in mezzo, però... Perfetto. Ah no, devo cambiare il nome là sopra. Questa cosa c'ho sbagliato lì, era Loser... Vabbè, questo che è Loser Finals. Poi... Domu Z, il tuo Frieza continua a essere bellissimo però. In ogni caso. Allora, io ho aggiornato tutto il necessario, se volete cominciare, fate pure. Siamo sui spettatori, io e Apovision, giusto? Sì. Siamo... Cioè, è tutto pronto. Quindi ora abbiamo Dannolo contro Cloud. Doom. Egitto contro Bardak. Sì, voglio vedere proprio. 5L. 5LLLLL. Sì, è vero. E qui entra ora vivo il meme. Io agiterò le mie braccia in questo modo. E se tu ti metterai in mezzo... Sarà solo colpa tua. Boh, mi scarico la cifra e metto full screen sullo stream. Sì. No, le intro, ma vabbè. Niente intro. Niente intro. No, siamo seri. Start aggressivo 214M da parte di Dan. Oh, quel mix appena si è visto l'errore. E comincia Vegeta. Sì, comincia molto bene visto che è entrato con un 2M. Con 0 barre ha portato via quasi metà vita a Bardak. Sì, però si sta curando e ha fatto un CM che è andato un po' a vuoto. Gotenks ha potuto punire tutto. E lei fantasmi, cosa farà? Cosa sono gli altri fantasmi? Eccolo l'ultimo! Si è inciampato. Vediamo. Quel 2M di Vegetto. Mi sembra un 2L, ma in realtà è un 2M. Già. Questo farà malissimo. Sì. È ancora vivo e non ha mix dopo di questo, credo. Infatti Dan l'ha provato a fare down tech tasti, però... Eccolo, guarda. Cosa ha fatto lì per cominciare la combo? L. L. 5 all'L. Aia! Back. Questa è la tua combo? Sì. Staff contiene. Dannolo, alla fine ha preso più danni su tutti i personaggi per ora. Sì, in questo... Oh, c'era quasi una missione ottima sul beam di Tien. Guarda, Vegeta sono tornati. Le squadre sono tornate in perfetto ordine. Stesse barre più o meno. Ok, ma Vegeta prende il primo colpo. Che mix ha dopo la livello 3 Vegeta? O fa basso, oppure salta? Ah, Dragon Rush, giustamente. O fa basso, sì, però ha un buon duello sul rialzo, però è sempre un basso, quindi. Cioè, è buono per punire. Punire tasto sul rialzo, anche un reflect.
punire. Pensavo dall'altra parte, non se lo aspettava nessuno dei due, ho visto. No. Cosa provo a fare? Li avevo a saltare? O ho sbagliato un reflect? No, un altro reflect no, però non saprei. Ho provato a saltare. Ma un salto, sì, perché di reflect mi è sembrato di vederne solo uno, che è andato a buon fine. Infatti. E Kotex se ne va. Non so perché ho più fare del necessario, però se ne vuole Kotex sta fuori. Sì. Non vuole mischiare la squadra. Sì. Anche quello è importante. Vediamo se ti entra solo con Spark, se riesce a tornare indietro. Autocombo da parte di Cloud. State con voi, stanno funzionando. Tra l'altro, Cloud ho visto che con Gotenks, prima di fare i fantasmi trappola, non fa mai un backdash, che è strano. Non ti ho sentito bene. Non fa backdash prima di fare i fantasmi. Ah, sì, non... Oh, qua c'è il super dash assassino. No, non è ancora andato. Mamma mia, si recupera da qui. Ha mancato quella combo, Cloud. Ha mancato quella combo e si crea tantissimo se perde questa partita. Probabilmente sì. Chi lo sa, però. C'è ancora giallone alla fine. Del 6M, reflex. Ah, lei è andato anche a biglietto. Mamma mia, danni. Cos'è sta cosa? Con la musica di Tien. La fortuna di Cloud è che Tien non ha molta vita, quindi... Non può fare il cannone finale, sì, diciamo. Esattamente, non può sparare tutte le barre addosso a giallone. Questa è la sua fortuna per il momento. Giustamente abbiamo Chaozu. Vediamo il mix. No, con Ore. Mamma mia! Cosa ha portato a casa? E il danno lo porta a casa la prima. Con lo sputo di vita da parte di Tien. Cosa ha fatto? 2S di Cloud. Tutto perché è Cloud la partita. Esatto, tutto perché ha mancato una combo, ha mancato l'ultimo pezzo. Sì. Perché ha mancato una combo. Cazzo, quella è brutta. Sì. Ti rispondo sulla chat. Doom, in teoria non perdono su Backdash. Cioè, se fai Backdash Fantasmini non puoi fare 2 HM al Vanish, in teoria. L'ho visto fare a caso nuovo, quindi. Sì, no, non perdono. Tranquillamente proprio. 2H. Sì. Che Cloud si è arrabbiato dopo aver perso la partita di prima, mi sa. Chi non si arrabbierebbe? Madonna, sale. Ale, guarda che è andato. Decisamente. Se posso dire una cosa personale riguardo il mix-up che ripropone sempre Cloud, è che ha molte scelte, ma fa sempre la stessa. Backdash, jump edge. È vero, lo fa spesso. Fa solo quella. Il bello che riesce a fregarmi comunque, visto che ci ho giocato online. Però volta lì, ci ho giocato online spesso e mi frega spesso, comunque sia. Quel Dragon Rush, questa cosa anche è una cosa che fa spesso, a me mi frega ogni volta. Questa è una cosa che ho visto anch'io in qualche torneo e ho detto cazzo, ma è assassino, perché giustamente sai di essere negativo, soprattutto dopo un Vanish che sei più alto del nemico. Sì. E te lo prendi perché giustamente dici non posso premere, vengo punito. Esatto. Ottimo 2H da parte di Dando. Vediamo. Jump S. Torna indietro di nuovo con Tien, però il suo Tien diventa leggendario. Vediamo. Ta. Bello. Ottimo. Ah, stavo trovato male sulla presa. JH l'ha preso. Sempre pararsi alto contro l'Egitto. Sai che è morto Tien? Ha un sacco di danni il Vegetto. Sì. Vegetto poi, grazie a Gotenks, come hai visto, può inserire il DR in combo mantenendo il corner senza sprecare la barra. E la cosa più strana che un po' mi fotte personalmente è che riesce comunque a connettere la livello 1 dopo aver buttato via col DR. È vero. Perché ho riprovato spesso anche in allenamento, non funziona con altri personaggi. Mi pare l'unico che lo può fare in alcuni casi è Tien, forse, in alcune colazioni. Basta. Sì, Tien è un'altra eccezione. Perché il resto li caccia giù troppo velocemente. Quell'altro combo. No, non si può salvare questa volta con un puntino, dai. Non è possibile.
Ma ora è ancora più difficile di prima. Uh-huh. Infatti, la seconda la porta Cloud. 1-1. Vai. Chi vincerà? Questa è una bella partita, così che poi è meglio. È meglio dei 5, quindi. Eh sì, ti porterà a casa la finale delle finali. La finale dei perdenti. Vediamo. Quindi arriva a 3. Bel reflect lì, proprio spara tutto, un altro reflect qua, da danno. E conferma. Ma salta chi Bardock, lo vediamo giocare. Le ultime due partite non ha fatto molto. Già. Addirittura va per la loop. Il super. Cioè, le super di Bardock, una dopo l'altra. E invece se ne va. Porta a casa l'Egitto, non pensavo. Che giustamente ricordiamo che a livello 1 Tien è molto forte. Veramente molto. Sì, sì. Fa veramente un sacco di danni. La migliore livello, mamma mia, quel dash medio. Preciso chirurgico proprio. Eh sì. Un jump M sui denti. Vediamo. Poi Tien è un'altra cosa. Qui è stato fortunato Cloud ad avere Gotenks nel corner, ma lui è un altro personaggio che ha 3-4 overhead. Sì, sì, è vero. Perché ha un jump L molto veloce. Quindi può essere assassino anche lui. Poi con Gotenks ha dei mix fantastici. Oh! Wow. Fantastica combo da parte di Dannolo. Adesso non ha Gorash. Bella H, l'ha preso in pieno. Eh sì. Vai. Zupa. Sempre lì siamo. Eh sì. Alto basso Dragon Rush. Attack. Ah, si vede. Semplicemente frame. No. Semplicemente plus. Sette un po' di vantaggio. Bel del. Spyveccio caricato ci stava, però sarebbe stato comunque punito da uno spark. Sì, è vero. Sì, perché la distanza mi sa che non è abbastanza. Non lo so. No, non era abbastanza. Qui danno lo viene punito perché il 236L ha colpito Goku, non Gotenks. Quindi Gotenks si fa un'altra giocata a pallavolo. Eh sì. Alto, basta dal nostro. Alto. Ale. 5 al momento giusto. E super di Bardock, dai, livello 3, te lo aspetti, la vogliamo vedere tutti. Eh sì, ma probabilmente arriverà. Invece no. No. Aia. Uno scambio di beam, ottimo job. Qui Cloud sceglie di sparcare. Sembra una buona idea in realtà, per carità, non è... Sì. La scuola di pensiero dei napoletani, a quanto ho capito. Quanto mi stavo spiegando prima. Tutti i napoletani fanno Spark soltanto con Goku Super Saiyan. Quando rimane da solo. Però... Qui abbiamo il livello 3 di Bardock, quale sarà il mix-up? 6 e Dragon Rush. Però quello Spark non è stato molto utile. No, purtroppo no. È stato portato via dal mix-up la livello 3. E ci saluta. Goku Super Saiyan contro Bardock e Gotenks. Giallone farà sempre il suo comeback? Senza Spark però. Aia. Ale, eccola la super preferita di tutti. Non ci abbiamo molti di Bardock su PC in Italia. Alto basso, destra, sinistra. Super. E se ne va. Eh sì. Un buon tentativo, ma purtroppo non poteva far molto. Quindi 2-1 Dannolo. Prossima. Vediamo se riesce ad andare sul 2-2 Cloud oppure finisce qui. Bel Dragon Rush subito proprio per iniziare bene. Ottimo. E via nell'angolo. Fai mix. 6M, però sbagliava il tempo con l'assist. Quindi non ho potuto far combo.
Qui viene punito malamente l'Egitto. Qui. Olè, il cross ha sbagliato prima il medio, però poi l'ha colpito comunque sia con 5L. Ha punito lo stesso. Ed ecco Bardock. Due super di Bardock. Ovviamente non poteva non mancare. Alto. E Sparking per evitare, giustamente, ha fatto bene. Ci sta tutto. Quel super dash. Ok. Grat cancel è andato con successo, però adesso dritto nell'angolo Gotenks. No? Ha cambiato? Non c'era un HP blu, quindi non so se è una buona idea. Non vorrà... come dire... purtroppo conosco solo un termine inglese, spreadare comunque i danni. Dividere, ecco. Sì. Dividere i danni su vari personaggi, vuole portarsi subito a casa Bardock. Sì, infatti mi sa che c'è anche riuscito. Eh sì, comunque l'Egitto è una macchina di barre. Sì, 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 è andato. È andato Bardock. La livello 3 più brutta dopo quella di Bardock. Ma Bardock no, più che altro è snervante. È uguale, ci mettono che sia tantissimo tutte e due. Bardock alla fine è quella, finisce là, invece no, senti proprio la vocina di Gotenks. È vero la voce di Gotenks. È quello che snerva. Adesso stiamo vedendo un Gotenks che sta per esplodere. Probabile. Qui sceglie di fare la spada. Io avrei optato per un semplice fantasmi e spada di Vegitto, perché comunque ha anche un piccolo DHC per un 2-1-4. È che con i fantasmi è più difficile quando fai cadere l'avversario. Cioè può essere che con un po' di delay, visto che siamo online, potrebbe capitare che non prendi quei fantasmi dopo. Hai ragione. Quindi ho voluto essere sicuro probabilmente. Allora, ti entra solo. Io ho la punizione Cloud, ma viene punito a sua volta da Dannolo. No. Allora, è successo prima, con Tien che ha molti meno HP, quindi. E stavolta lui ha la spacca e l'altro no. L'altro no e ha molte barre. Vale. Aia. E uno se ne va subito a casa. Di cattiveria, ha detto no, tu mori qui. Vegetto, cosa farà adesso? Lei l'ha presa? Spark? No, non può essere Spark lì, so. Bel effect bait. Oh. Vale, e adesso tutto un tratto Dannolo sta di nuovo in vantaggio. Eh sì, Dannolo è tornato in partita. Vediamo cosa si inventa Gotenks. Cloud con Gotenks. Beh, lo sappiamo tutti cosa si inventa. Pallavolo. Siamo sempre lì. Beh. Livello 3. Farà qualcosa per finire lo Spark? No. Niente di niente. Spark è sicuro. Si torna in neutrale e ci fa una bella combo sopra. Ah, però ho sbagliato. Ottimo bim. Ha trotto la moto. Ottimo tempismo, perché comunque ricordiamo che c'è il calcio finale che può buttar via. Questo potrebbe essere un bel mix-up finale qui. Vediamo. Eh sì. Eccolo lì, 6M. 3-0 Dannolo. 3-1. 3-1, sì, cosa 0. Adesso legge i numeri. 3-1 Dannolo. Bellissime partite queste. E quindi va a finire che siamo io contro Dannolo in finale. Quanto pare. Forse era meglio che forse non dovevo partecipare io. Allora, bene. Quindi ottima partita, adesso vediamo, sentiamo se Dannolo torna. Minchia balla che rugginito si vede, foraccio. Qui Cloud fa come ho fatto a perdere la prima partita, eh? La prima partita con TN. Quel drop ti è costato caro. Quale drop? All'inizio, prima partita con TN. Ah, tu, sì, puntino. Sì. Ha sbagliato la combo. Ma metto Vegeta, va, mi diverto di più almeno sto team che con sta merda.
Ehi, stai insultando Bardock? Ti ho sentito insultare Bardock? No, ma a me ti ho sentito. Che mi devo divertire in primis, quindi... Ti ho sentito insultare Bardock in live. Bardock non lo uso poi da un po', quindi si vede un po'. Troppo le mesciate sono troppo basse. Quindi siamo io contro di te. Di nuovo, bella. Sì, aspetta un attimo che cambio un po' di cose. Vai con calma. Bella Cloud, IG. Perché l'ultima non ho... Perché non hai fatto Sparkaz nella prima? Di... Cioè, hai detto, io ho detto, li provo l'Hammer su Mitty perché dice magari ha paura. Però, cioè, io ho vinto, cioè avresti dovuto vincere te la prima partita. La prima partita era tua. Ti hanno fatto i combecconi, pazzesco. Ah, visto che doppia eliminazione c'è sempre quella cosa lì dei bracket perdenti, bracket vincitori, no? Per cui, cosa? Essendo la grand final, no? Con doppia eliminazione, sì. C'è la cosa lì per cui tu dovresti vincere due set. Sì, 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 c'è il reset qua. Ok, perfetto. Ho impostato tutto, c'ho pronto pure le doppie LL che avevo preparato. Vedi? Perfetto, solo una cosa, cambia il titolo. Il titolo al centro. Grand Finals, ce l'abbiamo. Perfetto. E non so se riesci a trovare un secondo caster se non vuoi farla da solo tutta quanta. Che da solo ti ammazzi. Cioè, no. Da solo per 2-7 da 5. Al massimo ammazza una chat. Ammazzi la chat con la mia voce, sì. Fammi andare un attimo in bagno, scusate. Pausa. Sì, sì, vai. Pausa 2 secondi, vai, sì. Vai. Se c'è qualcun altro che si propone volontario per fare casting, se no fai tutto da solo e via. A me non ci sono problemi. Poi usciranno teorie sul complotto per cui questo torneo l'abbiamo organizzato soltanto perché così o io o Danilo ci prendiamo il coso champion sul gruppo. Complotto. Complottisti. Esatto, abbiamo fatto... Sì. È tutto un complotto. Un complotto. Bene, aspettiamo un attimino per la finale. Finalissima. Ci sta. No, comunque è veramente figo fare tornei così, direi. Non so come sì. Pensa l'altra gente, ma... No, a me è piaciuto. Me ha sorpreso personalmente parlando perché è il primo vero, tra virgolette, torneo che faccio. Mm-hmm. E contro Cloud ero tesissimo, ho fatto caspita. Ok, già contro Danno me la sono presa molto più scialla. Forse questo è stato proprio perché ho perso. Ero troppo rilassato, forse. Troppo rilassato, guarda, io c'ho avuto il problema del... Cioè, il primo torneo che ho fatto era quello online dell'altro giorno, praticamente, quello europeo, no? E... Insomma, lì mi appena hanno messo un match su stream, ho fatto un disastro. Ho sbagliato tutto. Nonostante io abbia uno stream qui su sto canale, voglio dire, non è che... Vabbè. Fight zone. Io me ne tengo fuori conoscendo quello delle stelle si allineano e finisci che laggo male. Ah, giusto. Probabile. Vabbè, che Cloud sta giocando da... Cioè, si sta spostando fisicamente per trovare connessioni decenti per giocare. Esatto. Sta in fibra adesso. Eh sì. Nani. Miracolo. Sì, ma non a casa, sarà l'anno, esatto. Come quella volta lì con schiacci. Mi piacerebbe, Rugge. Però Faison, potevi partecipare, questa tironica è... A parte gli scherzi, io, come ti ho già detto, Broly, con lag o non lag, quella presa ti spaventa. Sì, ho okay, avuto paura. Però ho avuto paura, ho fatto... Cazzarola, e ora quando me lo tira? No, è vero, quello sì. Poi il fatto che il suo forte assomiglia un sacco. Sì. L'ha preso. Ci sei? Un attimo che... 2 secondi e ci sono. Ok. Poi dovevo mutare metà roba e... Sì, pure io. Abomission, buon solo cast. Ragazzi... GG, sì, GG, in bocca al lupo, Times, andiamo. GG, già finito. Buona fortuna a voi, andate. Sì. Allora, io muto. Ciao, a dopo. Parapam. No, questo non lo so, purtroppo Brawling Up solo tu l'hai studiata. Però ho visto che Broly è lag o non lag, sempre spaventoso è. Devi essere proprio preparato mentalmente.
Perfetto, eccoci qua col primo match. Ottimo. Di sorrialzo. Ah, qui ha sbagliato Loki. E viene punito con un 2H. Aia. The Whiff del DR viene punito da Yamcha, il vero God of Destruction. Qui tenta il bait con la carica della Genki. Ottima punizione del Reflect con un DR. DHC nella livello 3 di Vegeta. E qui torniamo a vedere Goku nello spazio. Ottimo Reflect da parte di Times. Oh, non l'ha confermato, non ci ha creduto. Switch side. Ottima punizione da Dannalo. No, non ha confermato quel bellissimo bait. Ottimo 2H sul jump H. E porta a casa Gohan. Jump S, perfetto. Raw grab. Oh no, vi fate il Kaioken. Blue combo, ma a noi non interessa. Ed entra al livello 3 di Gotenks. Quale sarà il mix up? Vediamo un po'. Empty DR. Strano, visto che comunque Times ha sempre avuto una risposta buona per tutto. Qui se la rischia Dannalo, ma gli è andata bene. Ottima punizione sul 214X. Non saprei, non conosco così bene Yamcha. Livello 3 di Vegeta. Spark, giustamente che sia. No, è scattato troppo avanti. Qui ha premuto. È stato punito. Esce dal cord. Ah, per fortuna di Dannalo non ha avuto la pitboard di Times. Qui vediamo il suo Yamcha style. Tank, DHC. DHC veramente forte. Porta a casa veramente un sacco di danni. Doppio super dash e qui punisce il back dash col 5L. Livello 3. Livello 3 che whiffa, no! Potrebbe costargli la partita questo. Ciao Tsu! E la prima va a Dannalo. Un bel ciao Tsu assassino. Ciao Tsu! Why you? Cosa è successo? Ah, ha buggato la stanza. Ha buggato brutto. E infatti. Buggato la stanza, brutto brutto. Ok. Perfetto. Li abbiamo.
secondo match. Ottimo, conferma. Ottimo reflect da parte di Times, che gli permette una BNB completa. Livello 1. Ottima punizione da parte di Gannolo. Un tanto di estensione. Addirittura spende le barre. Alla kill. Qualcosa è andato male, ma è andato a fortuna di danno lo stesso. Frame trap. Ottimo 2H da parte di Dannolo. Sempre pronto. Ritenta il mix up, ma non va a buon fine. Cosa è successo? Rotag. E qui probabilmente vuole portare il mix up. Ah no. Ottimo catch. Shingo Gabriel. Au! Mix up. Oh no. Non ci ha creduto abbastanza Times. Cambio in base Goku. Ottimi riflessi. Vanish di Dannolo. Ottima punizione. Estensione. Ma purtroppo non ho la barra per finirlo. Cambio. Giustamente non vuole perdere di andandolo. Punish. Cerca un approccio sempre col 2S. Col 2S. Comunque deve bufferare il super dash. C'è stato, ma non c'è stata la punizione adeguata. E qui perde purtroppo Base Goku. Rimasto da solo il God of Destruction. Ottimo, ottima punizione da parte di Times. Peccato però che non è riuscito a concludere la combo. Dark Cancel. Ah, abbiamo lo Spark. Giustamente vuole fare più barre possibile. E la chiude qua anche la seconda. Ciao Tzu. Eh sì, e anche questa volta Danno lo porta a casa il match. Ah, buggata la stanza. E qui abbiamo il terzo match. Ottimo jump M. Con switch side non voluto, ma poco importa. Questi danni che ha portato. C'è stato il confirm.
altro tag, perché giusto mi tengo da perdere il personaggio. Strano mix up perché non si aspettava la tense up. È stato troppo lento Loki e soprattutto una distanza non sicura. Livello 3, giustamente. DR. E qui Tien probabilmente ci saluta. Sì. E qui Tien ci saluta. Ottimo 2H su non so cosa, però cosa l'avrà mai punito? Ottimo Fazzi. Oh, non ha confermato però. Ah, Yamcha non ne sbaglia una. Porta dentro Gohan giustamente per il level up. DR sull'up tech di Dannolo. Oh, qui ha sbagliato però. Giustamente prende tempo. E qui Vegeta viene punito dal DP. E Adolf Gohan ci saluta, grazie allo Spark. Danno l'ha scalato il loser. Non ricordo. Solo Times? Ottimo catch. Che purtroppo perde di nuovo per via dello... lo scatto. Aia. Livello 3 assassina sulla block string. Giustamente risponde anch'esso con lo spark per recuperare tutta la vita blu che aveva. Ottimo 2H. Ottimo DR da ambe le parti. Ma qui punisce il cross up. E la terza partita se la porta Times 2-1. Qui sceglie di portare subito dentro Tien. Probabilmente è stato un errore. Ah, Yamcha. Uno degli assist forse meno rispettati da noi su PC, probabilmente, non avendone molti. Entra col 5L low, DNB completa e Tien ci saluta, purtroppo. Quel jump M è stato molto strano. Ottimo catch da parte di Dannolo. Chiude la combo. Super Dash che giustamente conferma Spark perché vuole levarsi subito
Adult Gohan, visto i problemi che può creare. E infatti ci saluto. Ottimo 2H. Qui ha tentato la charge a livello 3, ma giustamente è stato punito. È livello 3 di Gotenks. E chissà quale mix-up porterà con sé. E a D Jump Page. Belle D. Normalissima. E doppio livello 1. Ed è rimasto da solo Times, solo con Yamcha e Spark, ma è un problema ancora più grande, sinceramente. Il suo Yamcha è veramente, veramente forte. Calcolando che ha anche 7 barre, quindi ha veramente tante opzioni. Ottima punizione da parte di Times, che porta in combo ottimizzata da lui. Scegliere un... per cancel entra un successo. Ottimo vanish. Cross up, che a quanto pare il semplice 5LL di Yamcha crea spazio al corner. Però cross up, livello 3, che porta a un buon mix up. 5LL. Ottimi danni. Mala combo. Durata troppo. Low tag. Vanish. Ottima punizione di Dannalo, ma che non conferma purtroppo. E qui Times punisce di nuovo. Guard cancel, perfetto. Torna in neutral. Ah, peccato! Era troppo in alto e il recupero della ex comunque è corto, quindi è potuto rimanere plus. Ottimo stagger da parte di Dannalo, e giustamente l'ha confermato con un bel DR. E qui Yamcha ci saluta, saluta sì, portando a casa il primo set così Dannalo. Sì, porta a casa il primo set Dannalo. C'è il reset, eh sì. Reset! Jump S. 2H un po' azzardato, ma per fortuna non è stato punito. Fast Fall 5L, BNB. Livello 1. 2H. Giustamente. Livello 3 di Gotenks. Col cambio diretto. Super Dash. Vediamo per la prima volta una mini Genki qui, che conferma in... invece no, non conferma. Non punisce il Guard Cancel stranamente, bensì viene punisce Dannalo per un semplice stagger. Vanish riporta dentro Gotenks, giustamente non vuole perderlo. E con la EX si prende Gotenks e lo Spark di Dannalo. Throw tagging
Gon pulisce con un 5M. Ottimo, conferma. E Adult Gon ci saluta. Ottimo catch. Per portare dentro Goku. Ma purtroppo sbaglia la combo. Ha premuto il nostro danno Goku. Non sto cercando di fare cosa. Non punisce il super dash. 2H. Che porta in una loop. 4. Ah, peccato. Giustamente lo rivuole al corner. Dice Stelli è buono. Ottimo 2H. Porta a casa Beast Vegeta. Dannolo in questo momento. Messo molto male non avendo neanche lo Spark. Non punisce il 2SSS, bensì punisce sullo Stagger del suo nemico. Bene B. E giustamente spara la livello 3 per portarselo a casa. Ora abbiamo Yamcha contro Tien. Yamcha però ha ancora lo Spark. Lo Yamcha di Tien è molto pericoloso, ricordiamo. Ottima punizione sul Beam, che porta in combo completa di Sparking. Vanish. E ha anche le 4 barre. Probabilmente il primo match è andato a casa per Tien. Il primo match è di Tien, ragazzi. 1-0 per lui. Si va per la seconda. Sbagliato la combo. Il suo nemico non ha recuperato il tempo e ne approfitta per l'hard knockdown, ma ne esce subito fuori. Tenta un approccio neutral con le gambe di X, ma non vanno a buon fine. Throw tag. Ottima punizione sul grab. E giustamente rivuole dentro suo fratellone. Dice vieni qua che ti devo dire due cose. Ottima risposta al DR, ma sbaglia tasto, probabilmente avrebbe voluto un DP. Punizione sul delay wake up. SSS che conferma grazie a Yamcha. E questo DR era molto strano, l'ha preso sugli ultimi frame, ma che se la rischia. Ottima punizione per Tien. Ma che non riesce a confermare. Sì. Abbiamo visto tutti quanti quel lag. Trottola da parte di Dannolo che porta il livello 3. Danno lo style, esattamente, l'avevo visto fare solo da lui, forse una volta da Leffen. Sparkly, giustamente, ma punizione di 2H sul jump. Oh, quel jump H ha fatto switch side. Ultimo Revlet, Vanish, Pro Super Dash. Giustamente quella trottola vuole farci le combo sopra. E con un semplice route tag porta anche a casa Beast Goku.
punisce lo start round di Times Style, che quello è il suo. E ha la BNB completa, mix up. Viene colpito dal Jump 2S. E qui probabilmente ci saluta. È un bel scene. Eh sì. E la seconda è di Dannolo. Sarà combattuta come i match di prima. Chi lo sa? Oh no. Oh no. Eh sì, ragazzi. Sì, esattamente, Times, connessione del terzo mondo style. Tocca rifare la stanza di nuovo. Sacco di problemi oggi, perlomeno ora. Tutta sola la grand final. Sembra di no, ok. Li abbiamo di nuovo qui, perfetto. Viva l'Italia, esattamente. BNB perfetta per Times. Portella a livello 1 e mix up. Ottimo Fazzi. Ci saluta? Non penso. Giustamente volevo Spark. Ottima combo da parte di Dance, che sono barre. O quasi. Questo Best Vegeta è stato letteralmente preso a pugni in faccia. Si è preso uno spark gratis il nostro Times. Trottola. Giustamente prima, perché malus. Viene punito dall'assist di Yamcha. Guard cancel sbagliato. Tirato sul 2H. Oh, per fortuna non l'ha visto, perché ora Gon è un livello 5 e sono veramente tanti danni. Purtroppo ora è entrato anche di 5M, il che è veramente un Gon, un TN morto. Abbiamo Gon a livello 6, ragazzi. Qua nel livello 6 è micidiale. Non oso immaginare i danni che potrebbe portare con entrando di 2M. Punish. Fastball. No. Livello 7. Ma perché... Doom, perché Times che non lo vede. Ma non conviene mai prenderselo, mai. Sono veramente tanti danni. E sei nella situazione di prima. Sei letteralmente nella situazione di prima. Non è cambiato niente, hai preso solo danni a gratis. Doppio overhead. Distrugge la guardia di Dannolo. DP da Tanks, che non conferma. L Vanish. Oh no! Per fortuna Times non ci ha creduto.
E qui vuole il cambio. Un mix-up migliore. Si tira lo Sparky. E dà il cambio. Rose per dash. Ottimo catch da parte di Dannolo, che ha portato il gun nell'angolo. Ottimo mix up da parte di Dannolo. Vuole dentro Gotex, ma che viene punito dall'assist di Yamcha. Per fortuna Quitans non ha voluto aspettare le possibili azioni di danno dopo un 2H. E le porta comunque a casa. Preso sul backdash col 5L. Brutta storia per Dannolo. E ci saluta Base Vegeta. E qui abbiamo la combo Sparking di Base Goku. Bellissima. Fatta precisa e pulita. E guardate quanta vita ha perso Dannolo. Probabilmente questa è la è la fine, ragazzi. DR sul rialzo. E si porta a casa anche questo match. 3-1 per Dannolo. E i set sono 1-1. GG. GG. Mamma. Madonna, oddio quanto cazzo avevo bestemmiato quelli alloni che io avevo. No, 3-1 per... 3-1 per Times, sì. Per Times, Rommel. Rieccomi. Bella, GG. GG. Belle partite, mi è piaciute. Però, mi dispiace per la connessione, però... Eh? È un po' triste per la connessione, però è stata bellissima partita. Ah, vabbè, ma tanto era le prime, poi sì, vabbè, 2-3, 4 frame. Sì, sì, esatto. Frame. Sì, sì. Vabbè. Bellissime partite. Questo di peggio, però dai. Sì. Fantastico. Se vi è piaciuto un evento del genere, proprio in chat, credo che lo ripeteremo sicuramente. Sì, sì. Ma quindi, vabbè. Ma quindi Times, ora tu sei giallone sul Discord e non giochi giallone? Ora devo... Com'è che si vede? Devo metterlo? Beh, sono basicone sul Discord. Non va bene mica questo, Sono basicone. Se ora sei giallone ma non giochi giallone. Questo va bene per i nostri giocatori napoletani, Grazie a vedere. Va bene, mica. Io oltre al colore viola c'ho anche il colore giallo. Vabbè, il giallo è il mio colore preferito, vedi, meglio. Va bene. Ma in teoria si vede comunque viola. Sì. Credo. Credo anch'io. No, siete giallo. No, siete giallo come champion. Non so cos'è meglio. Tanto siete streaming sotto, chi se ne... Non è importante, non lo so. Va benissimo, non mi offendo. Insomma... Alla fine facciamo davvero il complotto, siamo finiti io e Dannolo in finale, che eravamo quelli che la organizzavano. Esatto, era tutto programmato, ragazzi, dall'inizio. Esatto, era tutto un piano. Post, adesso si lascia il campo a quelli dei PlayStation 4 su un altro canale, se ne passi di... No, quelli non dopo, le 8 credo. Le 8, le 8. 8 e mezza, con calma. Va bene. Perché tu che sei? Che sei? Te che l'ho scritto in 87. Addirittura.
E scusate, qui mi saltava la corrente e sono uscito. Mi spiace per il torneo, ma nel tempo mi ho messo KO. Sì, l'ho visto adesso, grazie di Greldan, vabbè. Che sfiga, vabbè, ci sarà il prossimo. Sì, al prossimo ci romperai. Settimana prossima c'è il Colosseum. Settimana dopo c'è infatti si spacchi live, vai. Uguale. Voglia. Madonna. Lì però faremo saltare noi la corrente. Sì, esatto, facciamo niente. E non funziona, mi dispiace. Non hai vinto, mi sono disconnesso. Esatto. È tipo, giusto. Se io non vedo sconfitta vuol dire che non ho perso. Esattamente. Va bene. Direi che per la prossima volta cerchiamo di migliorare ancora per la... grafiche varie. Abbiamo già, vabbè, tutto programmato, la prossima volta facciamo uguale. Sì, metto giusto qualcosa per vedere i bracket, qualcosa per aspettare, una schermata, qualcosa. Sì. E via. Ottimo. Bracket al massimo sarebbe da settare tipo il bot in streaming, in modo che uno fa punto esclamativo bracket. Vero? Spamma, in realtà spamma il link. Penso di poter fare, sì, certo, quello lì c'è da farlo. Vero, devo guardare i bot. Adesso mi devo riorganizzare un pochino il canale, mettere emote, eccetera. Non so che emote mettere come prima, mi serve un consiglio. 20 persone in chat, dai, un consiglio. La prima emote. La prima emote, io direi qualcosa di Yamcha, per forza. Una U. Perché io immaginerei questo. Perché tipo, o Yamcha col sorrisetto suo durante la livello 3, o tipo un Yamcha stilizzato in... con le mani davanti comunque nel colpo finale della sì. sua livello 3. Ok, oppure quelli con i denti rotti, quelli come sto anche nella descrizione. Yamcha morto a... ma Yamcha morto a terra già ce l'ha... Yamcha ce l'aveva? La Kazunoko? Kazunoko mi pare, sì. Vabbè, ma se si può ripetere. Quello Yamcha senza dente? Yamcha senza dente, mi sa che... Ah, no, non ce l'abbiamo più. Ma Yamcha senza dente non va bene per te, Times. Cioè, non perdi mai con Yamcha. Cioè, non perdi mai. Sì, è un pollice in su. È un pollice in su senza dente, capite? È proprio l'essenza. Cioè, un Yamcha senza danni. Esatto, io voglio Yamcha sì, sano, principalmente, non morto, però anche morto funziona. Io direi tipo Yamcha col sorrisetto. Tranquillamente. Sì. Ok, va bene, prossima volta ci farò trovare più roba. Dai, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Via. Ci vediamo tra 2 ore praticamente a quegli altri. Sì, tanto dopo verrò a vedervi. Se non ce la fai, sai che guardare. Spero per la loro fortuna di non sentirmi più. No, in teoria anche io parlo per fortuna con distrutto. Oggi abbiamo 2 caster extra. La prossima volta casterò quello di nuovo io, però troverò qualcun altro per castare. Tu casti e poi vediamo. Cioè, io non ci sarò, credo. Molto probabile, cioè. Mettiamo, okay. Vabbè, se vuoi, vediamo qualcun altro che ti vuole proporre. Mm-hmm. Ci sta. Va bene. Ciao a tutti. Buona. Ciao a tutti. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao.